Settimana di riposo per il Pescara, aspettando l'Ascoli domenica prossima allo Stadio Adriatico. Oggi nel recupero Spezia batte Benevento 3-1. Gabriele Tarquini, campione del mondo di turismo a Macao, il pilota di Giulianova, 56 anni, conquista per la seconda volta il titolo. Il Consiglio di Stato mette fine ai ricorsi, la B sarà a 19 squadre, termina così la lunghissima estate dei tribunali. In Serie C, brutto KO del Teramo che perde per 2-0 sul campo della Virtus Verona. In Serie D, show del Pineto che supera 1-0 la corazzata Cesena, 4 successi abruzzesi nella giornata odierna. Nella basket, in Serie A, Roseto KO a Udine, in Serie B, bene l'Unibasket Pescara, bene Giulianova, mastica amaro Chieti che ha subito 39 punti in un quarto. Che Giro d'Italia sarà il prossimo? Lo scopriremo in studio con il percorso presentato ufficialmente a Milano. Commenti alla Domenica Sportiva per capire le difficoltà della prossima Corsa Rosa. Tris pesante del Chieti in eccellenza, la formazione del presidente Di Giovanni sempre più lanciata verso la promozione. Buonasera, ben ritrovati, la Domenica Sportiva di Rete 8, tanti gli argomenti da trattare insieme, lo avete ascoltato nei titoli, noi andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera, permettetemi prima di ringraziare Andrea Berardinelli alla telecamera, Dino D'Angelo in regia, ospiti, dicevo, prestigiosi, a cominciare dallo storico inviato del Messaggero per la Lazio, il Milan e il ciclismo, Gabriele De Bari. Buonasera Gabriele. Ciao. Grazie per aver accettato il nostro invito. Il presidente Filippo Di Giovanni del Chieti, ben ritrovato presidente. Buonasera a tutti. Luciano Rapa, giornalista, oggi nella duplice veste di collega per commentare il Pescara e non solo, ma anche di responsabile della comunicazione della Pescara Basket, dell'Unibasket Pescara, e Luca Di Cenzo che è il presidente del Pescara Basket, responsabile del settore giovanile. Buonasera Luca. Buonasera. E naturalmente un applauso a voi tutti i ragazzi del settore giovanile del Pescara Basket con il coach Fabio Di Tommaso, tanti ospiti e chiaramente tanti gli argomenti da trattare anche con voi. Primo giro rapido con i nostri ospiti, a Gabriele De Bari volevo subito chiedere un po', prima che di ciclismo, poi abbiamo ascoltato dei titoli, parleremo diffusamente di Giro d'Italia perché volevo la nobile e illustre opinione di De Bari sul campionato del Pescara fino a questo punto. Gabriele, un campionato importante, no? Importante, direi, forse al di sopra delle aspettative. C'è un momento di flessione che si è manifestato a Cosenza, poi è continuata in casa con il Lecce, pur si è arrivato un successo importante, e poi a Palermo. Ci può stare una flessione, tutte le grandi squadre della B che puntano ce l'hanno avuto, c'era adesso il Benevento che è uscito oggi sconfitto fuori casa, nel recupero, aveva perso in casa contro l'Ascoli, quindi è un campionato molto equilibrato dove basta 2-3 settimane in cui non sei al top che puoi accusare delle flessioni, però mi pare che comunque ci siano i requisiti per continuare a restare sulle posizioni importanti di classifica. Ciclismo, giro bello, bellissimo, da valutare? Da valutare a me non piace, quindi te lo dico benissimo, subito. Tanto sale e tanto pepe questa sera allora quando parleremo di ciclismo. Presidente Di Giovanni, il Chieti sembra aver messo la freccia? Sì, oggi abbiamo dato un ulteriore segnale di forza al campionato, ma insomma la strada è ancora lunga, anche se i presupposti di quello che si è visto in campo nelle ultime settimane fanno comunque ben sperare verso un percorso importante come era quello che ci eravamo prefigurati a inizio stagione. Contento della partita di oggi? Occhio perché Luciano, sì. Rapa oggi era l'inviato, quindi l'ha seguita Luciano, ha dei triplice veste oggi Luciano. Contento? Ebbene, presidente? Sì. Sì, contento perché la squadra ha continuato a dimostrare di avere carattere e nonostante le numerose assenze che erano oggi in formazione, devo dire che i ragazzi che sono scesi in campo con una formazione che ha dato ampiamente spazio un po' a tutti gli elementi della rosa si sono fatti veramente valere e il risultato di 3-0 ha premiato l'impegno della squadra, della società, del mister e dei ragazzi che fino all'ultimo minuto in questa partita non si sono veramente tirati indietro neanche un attimo. Luciano Rapa, allora ti ho detto triplice veste questa sera perché tu, sì, segui sempre il Pescara con
per il tuo lavoro. Oggi, sempre per il tuo lavoro, hai seguito il Chieti, sei il responsabile della comunicazione del basket, quindi abbiamo tanti argomenti da trattare insieme. Ti chiedo a te se sei d'accordo con quanto diceva Gabriele De Bari di questa fisiologica flessione del Pescara. Credo di sì, dopo un avvio tamboreggiante nelle ultime due settimane, un pareggio, una sconfitta ed una vittoria con 5 gol subiti negli ultimi 180 minuti sono un campanello d'allarme che sicuramente lo staff tecnico non ha trascurato. È un calo fisiologico dovuto soprattutto, secondo me, a un problema fisico, la partenza a razzo con una preparazione atletica mirata lasciava intendere che nel mese di novembre, d'inizio dicembre, ci potesse essere un calo fisico propedeutico ad un rallentamento. Luca Di Cenzo, presidente del Pescara Basket, responsabile del settore giovanile, abbiamo una importante rappresentanza qui in studio. Ti chiedo, per introdurre l'argomento, quanto voi del progetto Unibasket puntate sul settore giovanile? Buonasera Luca. Buonasera. Allora, il progetto Unibasket è un progetto che, diciamo, svolge un lavoro fondamentale per le giovanili. Infatti l'unione di queste, diciamo, sei società, che il progetto raggruppa sei società, ha fatto sì che il settore giovanile, diciamo, di Pescara, che svolge tutti i campionati d'eccellenza, ha potuto rinforzare i propri gruppi con ragazzi anche delle altre società che fanno parte. Quindi il lavoro è incentrato sul settore giovanile. I gruppi che abbiamo portato stasera sono l'Under 15 e l'Under 16 d'eccellenza, sono gruppi importanti fatti da ragazzi che provengono anche dalle altre società, e stiamo partecipando appunto ai campionati d'eccellenza dove lottiamo, diciamo, tra le prime posizioni, e quindi è un impegno importante per il settore giovanile. Io saluto Fabio Di Tommaso, con cui poi parleremo, mi darà una mano Fabio, vecchio amico di Passione Basket, la nostra trasmissione del mercoledì, sì, per conoscere questo gruppo. Io direi di andare subito in grafica con il campionato di Serie B per vedere la classifica aggiornata dopo il recupero che c'è stato oggi tra Spezia e Benevento. Questa è la classifica aggiornata con lo Spezia che sale a quota 16, il Benevento che resta fermo a quota 17. A questo punto il Pescara è proprio in Serie A, dovessero finire oggi le partite, perché anche se il Benevento dovesse vincere la partita, perché ne ha una in meno del Pescara, salirebbe a quota 20, e quindi la classifica ora è davvero reale, perché il Benevento con due eventuali vittorie poteva superare il Pescara. Questa è la classifica reale: Palermo 24 punti, Pescara 22, l'Ascoli, che è di Vincenzo Vivarini, prossimo avversario del Pescara, è a quota 15. Allora io con Gabriele De Bari e con Luciano Rapa vorrei aprire un po' la discussione per quanto riguarda il Pescara. Sei preoccupato per questo calo di cui parlavi poco fa, o i valori espressi dal Pescara ti lasciano fiducioso, Gabriele? No, i valori mi lasciano fiducioso, però al Pescara manca un centravanti vero, perché se avesse avuto un centravanti vero a Palermo non avrebbe perso. Il dominio territoriale di gioco espresso nel secondo tempo non è stato finalizzato, perché manca quella punta centrale che è indispensabile. Non ti convince Mancuso da numero 9, visto che no, ha fatto per me è la seconda punta, poi ti puoi anche adattare e fare comunque bene, però è una seconda punta. Nel 4-3-3 quindi lo vedi più esterno? Più esterno. Quando ti manca il punto di riferimento vero, forte, e quando giochi mezz'ora nella metà campo avversario e non fai gol, questo poi diventa un problema. Quindi come una tiratina d'orecchie da fare al tuo capocannoniere Immobile della Lazio ieri a Milano. Immobile è un altro che in Italia fa il fenomeno, quando va in campo internazionale poi mostra qualche limite, soprattutto in maglia azzurra, dove non riesce ad emergere come invece è fatto in campionato. La tua opinione, Luciano, su questo che diceva Gabriele, il numero 9, Mancuso? Sono abbastanza d'accordo, nel senso che per poter ambire veramente al salto di categoria, il Pescara, che è stato finora una cooperativa del gol, eccetto Mancuso, che è il capocannoniere con Sereti, ha bisogno di almeno un altro uomo da doppia cifra, che non riesco ad individuare né in Monachello né tantomeno in Cocco. Per quanto riguarda Mancuso, in quanto tale, a mio parere, uno dei pochi imprescindibili esterno, prima punta o seconda punta in un cambio di modulo che abbiamo visto anche in corso d'opera in più partite,
fa sempre il suo, lo fa bene. Quindi diciamo, Gabriele, secondo te anche in chiave mercato a gennaio, anche se sia Sebastiani che Leone hanno detto questa squadra così non va toccata, a meno che non ci dovessero essere delle situazioni importanti, perché la vedi bene con Mancuso che passa a fare l'esterno e una numero 9 che deve arrivare dal mercato? Un numero 9, ma sai, per i numeri 9 ci vogliono tanti soldi, e quindi non è che te li danno gratis. Io avrei un'idea, insomma, la Padua che non gioca più. No, questa è una super idea. Ma non potrebbe ritornare qui in prestito per un anno, almeno torna in campo. È stato emarginato, infortuni, cioè è un giocatore che è sparito da ogni scena. Credo sia un problema anche di ingaggio. Oltre... Ho capito, però il giocatore avrebbe interesse a tornare in campo, magari si può anche ridurre un ingaggio, dare una mano a Pescara dove pensi lo accoglierebbero a braccia aperte e rifarsi un'immagine che in questi ultimi mesi è completamente sparita. Quindi secondo Gabriele De Bari la Padula potrebbe scegliere Pescara per rilanciarsi? Oggi non gioca da nessuna parte, lo voleva il Frosinone e poi non l'ha preso più, il Genoa l'ha messo fuori squadra, potrebbe essere un'idea, un prestito, 6 mesi viene a giocare e lui si riprende il ruolo che ha, che però in questi mesi è sparito, e Pescara ne avrebbe, penso, i benefici. Idea bella, romantica e affascinante, però come hai sottolineato opportunamente tu, l'ingaggio è un grosso freno a mio parere, e poi credo che qualche pericolante di Serie A possa rivolgersi a lui a gennaio per colmare qualche lacuna che è stata palesata finora. Io ci proverei, poi Sebastiani magari ci avrà pure già pensato, no? Non lo so, ma è un giocatore da ricostruire, anche lui avrebbe interesse a giocare. Non sarebbe un'idea così malvagia. Secondo te Machin e Gravillon che faranno? Resteranno fino a giugno o saranno pezzi pregiati da subito del mercato? Dipende dalle offerte, se dovessero arrivare offerte importanti potrebbero anche andare, uno di due, tutte e due no, ma uno potrebbe anche andare via. Dipende, subito? Gennaio? Dipende dal mercato, sai, oggi per certi giocatori cifre impensabili, per cui se una società è pronta a fare una pazzia, tra virgolette, economica, non penso che Pescara dica no. Che ti farà pazzia e follia economica il mercato di dicembre o la squadra con l'arrivo di Lucarelli adesso è a posto così, presidente Di Giovanni? Ma noi sicuramente siamo alla finestra per quanto riguarda le questioni di mercato. L'obiettivo che abbiamo è quello di sicuramente rinforzare il reparto d'attacco, perché con l'infortunio di Luciano Leccese, nonostante la grande qualità di tutti, diciamo, gli altri componenti del reparto offensivo, una punta centrale vera, una prima punta, è quello che in realtà manca a questa rosa. Sicuramente interverremo sul mercato in tal senso. Già qualche idea il presidente, mi fa venire l'acquolina in bocca. Quando sostanzialmente il presidente mi dice sì, voglio un attaccante, mi viene l'acquolina in bocca nel cercare di tirar fuori qualche nome. Sì, le idee ce l'ho, Enrico, ma non te le dico. San Buceto c'entra qualcosa? Ma guarda, San Buceto ha un attaccante che io ho nel cuore perché è stato con me 2 anni nelle stagioni precedenti, che è Fabio Lalli, un calciatore fortissimo che fa bene in qualsiasi squadra e che oggi peraltro si è anche portato in vetta alla classifica dei cannonieri. Ma Fabio è un giocatore del San Buceto e credo che a oggi rimarrà lì fino a fine stagione. Quindi sono gli altri gli obiettivi per rinforzare la squadra a dicembre / gennaio? Al momento sì. Bene, bene. Sempre a me piace il presidente Di Giovanni perché non ha peli sulla lingua. Se deve dire una cosa la dice, non fa le meline o le pretattiche classiche dei presidenti o dei direttori sportivi. Deve ancora imparare un po' questo a fare il presidente, oppure è una scelta quella di non avere peli sulla lingua? Ma no, io sono così come mi vedi, nel senso che la prima volta che sono venuto qui in trasmissione a inizio stagione ti ho detto qual era l'obiettivo e te lo ribadisco, che è quello di vincere il campionato. Ti ho detto che il Chieti era una squadra con una rosa votata a questo obiettivo e credo che il sottoscritto, la dirigenza e tutti gli amici che mi stanno accompagnando in questo percorso e che colgo l'occasione per ringraziare, con i fatti abbiano dimostrato che la volontà di costruire una rosa con queste caratteristiche è stata perseguita. Oggi si parla di fare qualche aggiustamento legato non a delle scelte sbagliate, ma a delle contingenze che purtroppo si chiamano infortuni, e faremo anche questo perché, ti ripeto Enrico, l'essere chiari e diretti è sintomo di quella che è una volontà
molto forte che abbiamo qui a Chieti, che è quella di rilanciare il calcio cittadino, e solo con un campionato portato a casa e risalendo da questa categoria che non ci appartiene, lo si può riuscire a fare in linea con le ambizioni che si è prefissa questa società a inizio stagione. Perfetto, Presidente, mentre abbiamo già rivisto un po' di immagini della partita di oggi, c'è stata qualche polemica da parte dei padroni di casa, poi ci dirà Luciano Rapa che ha seguito la partita, ancora gol in maglia nero-verde. Possiamo tornare in studio perché ci andiamo a sentire il primo contributo che abbiamo preparato sul Pescara, appunto, del nostro Massimo Profeta in vista dell'Ascoli della prossima settimana, ma anche e soprattutto le parole del presidente Daniele Sebastiani. Vediamo. Si riparte domenica prossima, c'è l'attesissima sfida, l'Adriatico Giovanni Cornacchia con l'Ascoli, poi altre 5 gare per conoscere le reali potenzialità della squadra. In sequenza Perugia-Pescara, Pescara-Carpi, Verona-Pescara, Pescara-Venezia e Salernitana-Pescara. Pillon il compito di scongiurare l'eventuale contraccolpo psicologico che potrebbe derivare dalla sconfitta di Palermo, assolutamente ingiusta e pesante almeno nelle proporzioni. Da quando si è seduto sulla panchina biancazzurra, su un totale di 21 partite, solo una volta i biancazzurri avevano incassato più di 2 gol. Lo scorso 17 aprile a Vercelli, ma in 10 per oltre 80 minuti a causa dell'espulsione di Crescenzi. A proposito di Beppi Pillon, così il presidente Daniele Sebastiani. Pillon è sicuramente una certezza, sicuramente un allenatore che, come dicevi tu, non può essere definito una sorpresa perché sono tanti anni di attività, noi ce lo teniamo stretto. Però c'è una clausola, no? Che potreste esercitare naturalmente. Un'opzione a favore nostro, da esercitare entro il mese di febbraio. L'orientamento qual è più o meno? Quello di confermarlo, insomma, di, ma noi, di dargli un progetto. Noi siamo contenti di avere qui il mister, quindi poi questo è un aspetto che io vedrò con i miei due collaboratori, di cui ho una fiducia e una stima immensa, che sono Luca e Giorgio, e quindi col passare del tempo vedremo il da farsi, cosa fare. Lì davanti però la squadra è un po' troppo leggerina, manca un po' di peso specifico, è d'accordo su questo o no? E questo è un aspetto positivo e negativo, certo, allo stesso tempo, perché la leggerezza di alcuni giocatori ha fatto la differenza fino ad oggi. E poi il fatto che tu sia leggero, è chiaro, incontri magari delle squadre strutturate come il Palermo e fai più fatica, però delle squadre come il Palermo non è che ce ne stanno tante. Noi ci eravamo sentiti anche alla chiusura del mercato, un po' tutti dicevano all'unisono come punte centrali ci sono Cocco, Monachello e all'occorrenza Mancuso. Mancuso diventa invece imprescindibile all'atto pratico, alla prova dei fatti. Devo dire che sono quasi 2 anni che dico che Mancuso può giocare tranquillamente là in mezzo. Non sono un tecnico, non voglio fare il tecnico. Noi abbiamo vinto un campionato bellissimo con Massimo Oddo, certo, che voi sapete che io del quale ho grande stima. Se voi pensate che noi avevamo nel ritiro di, mi ricordo ancora dove stavamo, Pizzoferrato, nel ritiro di Pizzoferrato avevamo forse la coppia più bella di attaccanti che è passata per Pescara, perché avevamo la Padula e Donnarumma, sì. E il mister alla fine di quel periodo di preparazione di Pizzoferrato mi fece mandare via la Donnarumma. Oggi io credo che Donnarumma sia in assoluto il migliore attaccante, quindi gli errori si possono fare. Questa squadra può centrare realmente la Serie A? Ma io credo che le prime 12 di questo campionato possano tutte quante centrare l'obiettivo, perché c'è grande equilibrio. Non vi dimenticate che noi siamo andati in Serie A nei 2 anni in cui avevamo fatto una squadra per cercare di sbarcare il lunario, no? Soprattutto nel primo anno, sì. Tanti giovani, Immobile che non veniva da 2 fallimenti, gente sconosciuta, gente insomma, per lo più sconosciuta, Balzano che veniva dalla Cisco Roma. Il mister c'ha grandi meriti. Quell'anno a Pescara si giocò un calcio difficilmente rivedremo. È chiaro che io ci ho messo molto del mio, perché gli ho spiegato tante cose al mister prima. Lui è stato ricettivo lì, nell'ultimo anno non lo è stato. E queste le parole sempre molto interessanti del presidente Sebastiani. Gabriele De Bari, pungolato dal nostro Massimo Profeta sullo stesso argomento che trattavi ad inizio trasmissione, vorrei capire un po' quanto è piaciuta la risposta di Sebastiani. No, è piaciuto tanto. Avercelo oggi Donnarumma, ha ammesso che è stato un errore, perché è un giocatore che in Serie B fa la differenza,
Anche lui ha ammesso che davanti, magari con un centravanti di peso e di ruolo che faccia dei gol, sarebbe un salto di qualità. Però ti ripeto, per andare sul mercato a cercare una punta bisogna fare un investimento importante, e non penso che ci siano adesso le premesse per questo investimento importante. A proposito, apro e chiudo una parentesi, hai seguito nella tua carriera da inviato spesso la Lazio, sì. Insomma, che mi dici di questo Ciro Immobile tanto amato in Abruzzo? Ti ho detto che in Serie A fa la differenza, in campo internazionale deve ancora diventare si vede, non è il primo caso, ce ne sono tanti, gli manca qualche cosa a livello di personalità. Vede che il nazionale non lascia mai tracce, mentre nella Lazio ha una squadra che gioca per lui, anche il modulo lo favorisce in tante serie di situazioni, però quando va in campo internazionale trova difficoltà. Evidentemente manca qualcosa per diventare un top. Luciano, anche a te chiedo un commento sulla risposta del presidente Sebastiani, perché ha detto anche sono 2 anni che vedo Mancuso come attaccante centrale, quindi lo ha anche un po' coccolato in quel ruolo. Tu che pensi? Sì. Penso che è vero, ma fare un passo indietro per dire di Donnarumma di quell'epoca col senno di poi è stato chiaramente un errore, perché nell'ultimo biennio ha fatto vedere quello che tutti sappiamo in Serie B. Però va contestualizzato all'epoca dell'anno di Oddo, di quell'estate dove il Pescara si ripresentava ai nastri di partenza con 2 attaccanti che avevano fatto benissimo a Teramo, ma che erano visti dalla piazza come 2 attaccanti di Serie C. Oddo, inoltre, come ha sottolineato il presidente, aveva tra virgolette bocciato Donnarumma, o meglio, non lo aveva reputato idoneo al suo gioco. Il Pescara prese nell'ultimo giorno di mercato il capocannoniere del precedente campionato, e quindi oggi possiamo dire che è stato un errore Donnarumma. All'epoca nessuno aveva storto il muso, o solo poche persone. Per quanto riguarda il futuro, io resto dell'idea che un attaccante da doppia cifra serva. Concordo sul fatto che a gennaio girano pochi soldi e le richieste sono altissime. Certo, non verrà magari un big, ma l'uomo utile che ti può fare quei 6-7 gol nel girone di ritorno in grado di fare la differenza, credo che si possa reperire. Allora, prima di tornare da Filippo Di Giovanni per continuare a passarci la palla tra Pescara e Chieti e di iniziare l'ampia discussione sul basket di Pescara, io resterei ancora un po' sul Pescara, perché ora ci andiamo ad ascoltare Gabriele De Bari, le parole di qualche giorno fa di Gaston Brugman, il capitano, che dice una frase molto molto bella, dice a proposito di mercato. Mi piacerebbe l'ascoltassi e poi la commentiamo insieme. Gaston Brugman. Sicuramente ci sta mancando un po' il gol del centrocampista, ovviamente. Sicuramente quest'anno c'è un ruolo diverso rispetto all'anno scorso, diciamo che sono più in copertura e fare girare la squadra, però nonostante tutto sono già a 2 gol quest'anno, quindi diciamo che per un centrocampista, un regista, non sono pochi. Ovviamente che mi auguro di fare ancora di più e portare il Pescara in Serie A, che è quello che ho sognato da quando sono arrivato qua, e più adesso che sono capitano non penso un'altra cosa che questa. Senti di promettere che non ti muovi a gennaio, nonostante le tante sirene di mercato che arriveranno per te fino alla fine col Pescara quest'anno? Guarda, le sirene di mercato sono tutte cose che scrivono i giornali, no? Non ho mai pensato andare via, nonostante si scriva che io ero destinato ad andare in Serie A, che era Parma vicino, tutto. Io non ho mai pensato, e te lo dico sinceramente, io mi trovo bene qua e come ho detto, sogno di portare Pescara in Serie A da capitano, è una cosa che mi sono messo quest'anno anche. Complimenti, o bene che dir si voglia, per le parole di Gaston Brugman. Voglio andare in Serie A da capitano, ma quale mercato? Mi piacerebbe le commentasse Gabriele De Bari. Ma guarda, i calciatori tutti sono pronti a baciare la nuova maglia, il primo gol che segnano, poi però se c'è un'opportunità che definiscono irrinunciabile, Pescara non
Pescara valutano e magari vanno, non sarebbe un problema, non sarebbe neanche la prima volta. Ognuno ha diritto di fare una carriera che gli si può prospettare a seconda delle situazioni. Quindi tu non credi a queste frasi di circostanza? Sono frasi di circostanza. Che lui tenga il Pescara ci mancherebbe altro. Il capitano è anche giusto che tenga il Pescara, è giusto che dica così. Però non credo ai giocatori, perché ne ho sentite tante, e poi davanti a certe situazioni di mercato sono i primi a dire ok, vado. Luciano Rapa ti ascolta con grande interesse. Bene Luciano, no? Beh sì, diciamo che siamo abbastanza abituati a dichiarazioni preconfezionate da parte dei protagonisti. Nel caso specifico di Gaston Brugman, conoscendo il ragazzo, so che era molto sincero in questa sua dichiarazione. Ciò non toglie che magari a fine anno possa spiccare il volo verso qualche società più importante. Lui è il miglior giocatore, lui è un giocatore di categoria superiore. Certo. E quindi è anche giusto che possa ambire andare in Ancoli con questa squadra, ma se non ci dovesse riuscire è giusto che possa giocarci con un'altra società. Non sarebbe qualcosa di cui scandalizzarsi, insomma. Filippo Di Giovanni cosa farebbe da presidente se il miglior giocatore che deve portare la sua squadra in Serie A riceve un'offerta, il giocatore dice è irrinunciabile, anche se Brugman ai nostri microfoni ha detto io voglio la Serie A con il Pescara? Ma sai, dipende da quanta condivisione c'è nei percorsi tra la società, l'ambiente e i calciatori. È chiaro che i calciatori, specialmente quelli importanti, sono abituati ad essere sensibili alle sirene del mercato, ai richiami e alle partite economiche che poi contraddistinguono il percorso nelle loro carriere. È chiaro che io cercherei sempre, per onorare l'impegno che si ha con la piazza, di tenere il calciatore, sapendo che è vero che diciamo, i soldi sono importanti, però a volte quando si intraprende un percorso e ci si lega a dei colori, ci si lega ad una maglia, e io questa sensazione la vivo a Chieti con i ragazzi che abbiamo e che hanno sposato il nostro progetto, non è detto che i soldi debbano essere sempre comunque il primo elemento che determina una scelta. I progetti contano, Presidente, giusto? I progetti contano, anche perché io credo questo, che se un calciatore è destinato a diventare un campione non sono quei sei mesi ti fanno finire la stagione, certo, dove l'hai iniziata ad essere il punto di svolta oppure no della tua carriera. Se si è destinati a diventare dei campioni lo si diventa e basta, perché probabilmente questa è la storia del percorso della vita di queste persone. Allora voglio fare una punzecchiatura a Filippo Di Giovanni. Dovesse arrivare Miccichelle e dice presidente mi ha chiamato una squadra di Serie C, è il mio sogno, mi lascia andare a dicembre, cosa le risponde? Ma guarda, senza discorsi, sì o no? No Enrico, le situazioni bisogna viverle. Io credo che se un calciatore, adesso senza contestualizzare il nome, certo, che te lo viene a chiedere, se un mio calciatore venisse a chiedermi una cosa del genere, io lo lascerei andare, perché significherebbe che il calciatore non ha capito il progetto. Chi è venuto a Chieti, nel mio caso, è venuto per arrivare a fine stagione. Complimenti presidente, ha le idee molto molto chiare. Andiamo a canestro, Luca Di Cenzo? Andiamo a canestro? Andiamo. Andiamo, prima infarinatura su questo bel gruppo di settore giovanile che abbiamo in studio. Poi volevo dire una cosa, perché il Presidente ha fatto un'affermazione tra le righe molto importante. Quale? Non ha capito il progetto, quindi se rifiuta la Serie C, perché ci vuole andare lui in Serie C, quindi portare con i Chieti. Ma quello era il motivo dell'applauso. Quindi è una cosa di ambizioso. Un occhio molto lungo all'occhio. Allora, dicevo, andiamo a canestro. Luca Di Cenzo, sì, buonasera. Buonasera. Allora, i ragazzi che abbiamo portato, come avevo detto prima, sono il gruppo Under 16 e Under 15. Sì. Questo bellissimo progetto, appunto, Unibasket abbraccia 160 ragazzi solo di settore giovanile che svolgono i campionati dall'Under 20 all'Under 13. Nove gruppi sulla città di Pescara e altre sei gruppi tra Lanciano, Atessa e Ortona Salesiani, che è un'altra società che fa parte del progetto Unibasket. In studio c'è Fabio Di Tommaso, che è il responsabile di tutti gli allenatori, quindi il responsabile tecnico del progetto. Il nostro obiettivo del settore giovanile è quello di far crescere questi ragazzi, oltre che
tecnicamente, anche mentalmente, fisicamente ci pensa la natura, per far sì che presto molti di loro, come qualcuno che già ha fatto l'esordio sia in Serie B che in Serie C, possano realizzare il loro sogno, che è quello di giocare con la nostra maglia o in Serie B o in Serie C. Quindi abbiamo detto under 15 e under 16. Studio under 15 e under 16. Alzi la mano chi, chiaramente, avendo meno di 15 e meno di 16 anni, già è più alto di 1,80 m. A posto, tutti quanti alti come me, più di 1,80 m. Perfetto, complimenti a tutti. Fabio Di Tommaso, buonasera. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie. Insomma, ha un ruolo importante Fabio Di Tommaso, perché la società, ho capito dalle parole del presidente Luca Di Cenzo, ne parlavo anche con Carlo Di Fabio e Carlo Valentinetti che ci guardano da casa e che saluto al pari di Luca D'Onofrio e di tutta la società, crede molto in questo settore giovanile. Sì, infatti sono molto contento di stare a capo di responsabile tecnico in tutto il settore. È una responsabilità bella, molto, molto impegnativa dal punto di vista della persona, quello di come società, come progetto Unibasket, è quello di creare giocatori, cioè far arrivare alla fine del percorso formativo, quindi di 18 anni, più ragazzi affacciarsi alla nostra prima realtà. Ti interrompo un attimo Fabio, per motivi di time dobbiamo andare in fascia pubblicitaria, sono le 22:30, riprendiamo subito dopo questi minuti di break, chiaramente con te, con gli amici di Pescara, calcio con il presidente Di Giovanni e tanti argomenti da trattare insieme. Presidente, io devo tirare fuori qualche nome questa sera per il Chieti, pausa pubblicitaria. Siamo tornati in diretta, ero debitore con Fabio Di Tommaso, vai Fabio. Sì. No, stavo dicendo che alla fine l'obiettivo del nostro settore giovanile è quello di, alla fine del percorso formativo, quindi alla fine di tutti gli anni dell'attività giovanile, quindi dai 18 ai 20 anni, cercare di dare più giocatori possibili alla prima squadra. Noi abbiamo la Serie B, che è allenata da Stefano Raiola, e la C-Gol, che è allenata da Claudio Corà, che sono i due allenatori, i due tecnici di riferimento del nostro progetto, cercare di collaborare con loro in questi anni, cercando di portare più ragazzi nella nostra prima squadra. Dopo li conosceremo uno a uno, sì. Vi chiederò nome, ruolo. Preparatevi anche una cosa, vorrei sapere da voi chi è il vostro giocatore italiano preferito e chi invece all'altra parte dell'oceano, quindi in NBA, vi piace particolarmente. Quindi avete un po' di tempo per prepararvi, così dopo non siete impreparati a questa domanda. Presidente Di Cenzo, perché sorride? La camicia, che è successo? Che è successo con la camicia? Mi sono perso qualcosa? Nulla, che devo andare un po' col preparatore atletico in palestra. Ah. Così la camicia gli va un po' più stretta. Così la camicia va un po' più stretta. Non è vero, Luca Di Cenzo, non è vero. Va bene così, Luca Di Cenzo. Qual è l'obiettivo di questi gruppi? Presidente Di Cenzo è contento se a maggio cosa succede? Ma allora, l'obiettivo del risultato finale fa sicuramente piacere a tutti e sicuramente sono due gruppi che possono vincere il titolo regionale e così poi aprirsi al panorama nazionale, quindi con le fasi successive e la finale nazionale. Però non è appunto l'obiettivo principale, perché l'obiettivo principale è cercare di lavorare al meglio su questi ragazzi per tirar fuori dei giocatori. Ma un titolo che ti piacerebbe vincere? Ma per esempio noi parteciperemo al torneo MOM di Parma con Virtus Bologna, Reyer Venezia, Reggio Emilia, Vanoli Cremona, e siamo l'unica società non di Serie A che parteciperà a questo bellissimo torneo, e quindi già è un onore parteciparci, però mi piacerebbe che i ragazzi facessero una bella figura con i pari età di queste società blasonate. E allora, prima di andare a parlare del Teramo, perché oggi lo avete ascoltato dai titoli, è stato un passo falso importante, io ho tre argomenti da trattare prima. Gabriele Tarquini, che ha vinto nel turismo insomma il secondo titolo mondiale all'età di 56 anni a Macao, dopo che gara 1 e gara 2 sembrava compromettersi un po' la situazione per un incidente. Queste sono proprio le immagini di Eurosport di Gabriele Tarquini appena è sceso dalla macchina. Anzi, facciamo così, parliamone subito. Chi mi vuole dare una mano? Gabriele, per l'Abruzzo è motivo di grande orgoglio. Intramontabile. 56 anni, è la prima, titolo storico. È una cosa incredibile.
per Giulianova è un grandissimo orgoglio, ma anche per l'Italia tutta, insomma, vincere all'estero un titolo così importante e ambito è veramente, è un fenomeno, guarda. 56 anni. Sport Turismo con la sua Hyundai ha già dichiarato che il prossimo anno sarà ancora lì. Beh, 57-56 non cambia tanto, eh. Se ha spirito e passione e voglia. E pensare Enrico che nel 2009 stava pensando di smettere, per fortuna che non lo ha fatto. Per fortuna che non l'ha fatto, eppure l'Abruzzo è una regione a cui piacciono i motori, perché io non dimentico mai che Jarno Trulli meritava una Ferrari, non dimentico che Vito Antonio Liuzzi nel giro secco in Formula 1 non era secondo a nessuno, non dimentico Andrea Iannone nella MotoGP, se avessi un po' più di fortuna probabilmente potrebbe vincere davvero corse gran premi importanti. Ci sono giovani piloti come Stefano Nepa, che è alla sua prima stagione nella Moto3, e insomma l'Abruzzo si conferma anche regione di motori. Complimenti, applauso a Gabriele Tarquini, campione del mondo turismo a Macao con la sua Hyundai all'età di 56 anni ed è l'età record, mai nessun pilota a quell'età aveva vinto un titolo mondiale. Complimenti a Gabriele Tarquini. Dicevamo, Luciano, dobbiamo parlare di tanti argomenti, tra cui la Serie B che è rimasta definitivamente a 19 squadre, ma prima di toccare questo argomento anche con Gabriele De Bari, volevo che tu punzecchiassi un po' sul Chieti il presidente Filippo Di Giovanni, uno perché hai visto la partita, due perché da buon giornalista vediamo se mi riesci a dare una mano a fargli tirare fuori qualche nome. Vai, Luciano. Sui nomi la vedo abbastanza dura perché è molto abbottonato. Ma non ci arrendiamo noi, abbiamo un altro certamente ore e mezza. Non ci arrendiamo. Per quanto riguarda la partita, lo spartiacque della stessa, a mio parere, è stata proprio l'espulsione al 42esimo del primo tempo di Marcelli, un'espulsione che ha scatenato le ire dei padroni di casa, benché si giocasse al Petruzzi di Città Sant'Angelo, perché il contatto non era stato reputato meritevole del cartellino rosso. Onestamente, live avevo avuto anch'io la sensazione di un contatto spalla a spalla abbastanza regolare, comunque con l'attaccante che Rodia che stava decentrando. Rivedendo le immagini, forse la decisione è stata abbastanza corretta da parte dell'arbitro. Prima di questo episodio il Delfino aveva fatto in realtà la partita creando più occasioni rispetto a quelle del Chieti. Il Chieti poi ha subito approfittato della superiorità numerica, ha sbloccato il match e poi ad inizio ripresa non solo ha raddoppiato e chiuso la partita, ma poi l'ha gestita con una maestria di una squadra di categoria nettamente superiore. Presidente, che mi dice? Ma l'analisi è sostanzialmente corretta, sicuramente abbiamo avuto un avvio abbastanza prudente, però credo senza mai perdere il controllo del match, nel senso che la squadra ha cominciato magari con un ritmo non altissimo su un campo pesante, tenendo anche presente che la partita di domenica scorsa su un campo altrettanto pesante come quello dell'Angelini ha lasciato il segno in parecchi giocatori, e quindi io credo che a volte la maturità di una squadra che aspira a vincere i campionati sia non solo quella di saperle vincere le partite, ma di saperle vincere gestendole. E io credo che il Chieti oggi abbia dato dimostrazione di questa capacità. Allora, il nome ci provo io, Presidente. Guarda la Serie D o guarda un attaccante forte di questa categoria, visto che Lalli ha detto San Buceto non la lascia almeno fino a giugno, l'anno prossimo sì però. E perché non all'estero? Vedi che piano piano gli tiriamo fuori dei nomi al presidente, già mi ha detto che sarà un attaccante. Guardi, tu mi hai chiesto guardi e io ti ho risposto dove guardo, poi cosa faremo è... Di lingua spagnola? Ma non è detto. Enrico, in realtà io penso questo, nel panorama dell'eccellenza e della Serie D italiana ci sono calciatori fortissimi e alcuni di questi sono assolutamente in grado di gestire la pressione di una maglia come quella del Chieti. La nostra è una società che comunque ha guardato in Italia, ha guardato oltre i confini, perché oggi in un sistema di calcio globale in cui gli orizzonti sono ampi bisogna avere il coraggio di
osare anche su scommesse che abbiano un raggio chilometrico che vada al di fuori dei confini della nostra regione, anche se sicuramente in questa fase personalmente preferirei privilegiare calciatori di categoria, calciatori locali che possano essere una certezza, nel senso che le scommesse si possono fare e si devono fare quando si fa un campionato in questa categoria, ma quando tu devi fare un intervento mirato, ecco, devi essere sicuro di quello che fai. Sicuramente l'intervento che faremo, adesso a prescindere da quale sarà l'orizzonte di ricerca, sarà un intervento che ci porterà a fare delle scelte per puntellare in maniera mirata e precisa il reparto dove bisogna aggiustare qualcosina che è il reparto offensivo. Mi risponda come sempre senza peli sulla lingua, Presidente. Passato un po' da quando è esonerato il tecnico Marino e è arrivato Lucarelli, chiaramente i risultati hanno dato ragione a questa sua decisione, sua intendo della società. A mente fredda, perché è passato un mese, più o meno un mese e qualcosa, cosa non ha funzionato con Marino? Dove ha sbagliato? Allora, Umberto Marino è un grande tecnico, un professionista serio e preparato. Io credo che il suo limite in questa stagione sia stato quello di non sapersi calare al 100% nella categoria. Per vincere un campionato d'eccellenza non basta solamente mettere in campo 11 calciatori fortissimi, ma bisogna trovare la dimensione del campionato che si va a disputare. E io credo che sia stato questo il limite di Umberto Marino. Aveva la squadra, i giocatori, il gruppo, forse è mancato qualcosa in termini organizzativi e in termini di saper gestire le risorse tecniche che aveva a sua disposizione. Altro non credo di potergli rimproverare, anche perché è un tecnico che stimo, al quale sono legato da sincera amicizia ed affetto. Perfetto, grazie Presidente Di Giovanni. Torno a Gabriele De Bari per commentare un po' questa estate lunghissima iniziata ad agosto con quel timbro e firma dell'allora commissario straordinario Fabricini che ha dato l'ok per cambiare il format della Serie B a 19 squadre. Da quel giorno sono iniziati una serie infinita di ricorsi, anche un po' diciamo anche esagerati, nel senso che si doveva e si poteva evitare questa brutta figura per il calcio italiano. Alla fine il Consiglio di Stato ha detto basta, si fa tutto a 19. Finalmente dopo tanto tempo c'è la parola fine, ma non è una storia a lieto fine, perché molte squadre sono state danneggiate, perché non si può cambiare una regola in corso, non era mai capitato, è stato fatto un atto di ingiustizia, di prepotenza, che ha danneggiato società pronte a giocare in Serie B. C'era questo programma di portare la categoria a 20 squadre, ma bisognava che si partisse tutti insieme con una data fissa, non in corso d'opera, perché si prende una decisione e poi i ricorsi. Ma quanto è costata anche in termini economici? Situazioni che veramente non debbono accadere in un mondo professionistico. Noi ci facciamo sempre riconoscere, e secondo me è stato un grave errore che ha penalizzato squadre che forse meritavano di giocare in B. Dovesse fare un trafiletto sulla prima pagina del Messaggero su questa vicenda della Serie B e 19 squadre, come titolerebbe? Ma trovare un titolo è difficile, però trovare i contenuti no, perché è stato un atto di prepotenza, un atto di ingiustizia. Cioè tu non puoi cambiare in corsa una regola che esiste da tanto tempo. Però i presidenti dicono... Perché i presidenti si mettono in tasca diciamo, 700.000 euro in più ognuno. Però quindi, dicono che magari non si verificheranno più casi come Bari, come sì, Avellino. Ma questo, che il principio possa essere valido, nessuno lo mette in dubbio. Ma si mette in dubbio il modo in cui si è arrivati a scegliere di cambiare tutto in corsa. Tu se vuoi farlo devi fare dall'inizio, sapendo che tutti sanno e si adeguano, non sono già pronti per salto di categoria e poi no, tu non puoi venire, poi si va avanti per 3-4 mesi, campionati con squadre che non hanno neanche giocato in Serie C e ora devono giocare partite dopo l'altra per recuperarmi. Viene in mente il nome della Viterbese, che non ha mai fatto una partita e ora deve giocare ogni settimana una o due volte. In questo Gabriele Gravina possiamo dire che è una garanzia, il nostro nuovo, perché abruzzese, nuovo presidente della FIGC.
Sì, però poi una volta che entri dentro l'ingranaggio anche tu diventi, non dico come gli altri, ma ti devi adeguare a compromessi che quando sei fuori combatti, ma quando sei dentro poi li devi accettare. Mai banale Gabriele De Bari. Luciano Rapa, la tua opinione su questa Serie B, finalmente a 19, finalmente intendo dire non ci saranno più ricorsi e controricorsi, si sa che fino a maggio sarà così. Finalmente a 19, non credo che sia stata la scelta più giusta né per lo spettacolo né per i tifosi né tantomeno per le squadre coinvolte, una decisione che è arrivata il 15 novembre che avrà ripercussioni perché le società coinvolte faranno sicuramente richiesta di danni, penalizza la Serie C con tutte le partite da recuperare, penalizza la Serie B perché secondo me con una squadra che riposa ogni settimana non c'è una classifica reale ma sempre una classifica virtuale fino all'ultima partita di ogni girone. E onestamente la gestione è stata pessima da parte di tutti gli organismi in causa. Secondo me sarebbe stato molto più logico procrastinare l'inizio del torneo di qualche settimana ma anche di un mese e poi iniziare per bene, fermo restando che, come sosteneva il dottor De Bari, c'è una responsabilità chiara che è quella di aver cambiato in corso d'opera delle regole che non andavano cambiate. Andiamo in Serie C, andiamo, perché oggi si è giocato regolarmente in campionato con il Teramo che però ha effettuato un brutto passo falso sul campo della Virtus Verona. I risultati completi della dodicesima: Albino Leffe Renate 2-0, Fermana Fano 2-1, Gubbio Gian Erminio 1-1, Imolese Ternana 0-0, Monza Pordenone 0-2, la cura Berlusconi non funziona, Ravenna Rimini 0-0, Samb Feralpi 2-0, su Tirol Vispesaro 0-1, Triestina Vicenza 1-1, Verona Teramo, Virtus Verona Teramo 2-0. In classifica, dopo 12 giornate di campionato, al comando la Fermana con 23 punti. Io darei uno sguardo alla Ternana che ha quota 19 ma ha 3 partite in meno, quindi potenzialmente Ternana vincendone 2 è prima in classifica con gli attuali 19 punti e 3 partite da recuperare. Il Teramo resta a quota 14 nella classifica, chiusa dal Renate con 8 punti. Io direi di andare subito a Verona allora con il nostro Paolo Durante che ci racconta questa sconfitta maturata nel finale ma comunque molto pesante. Male, male, male. Il Teramo regala 3 punti alla Virtus Verona, squadra che con 2 tiri in porta capitalizza una vittoria interna che mancava dal 30 settembre, rilanciandosi in classifica. Dall'altra parte il Teramo tiene palla forse per 70 minuti, ma produce pochi pericoli e quando qualcuno riesce a sfondare il portiere Giacomo è sempre molto attento. La classifica del diavolo comincia ora a diventare pericolosa. Maurizi deve incassare il secondo stop nelle ultime 3 e domenica prossima al Bonolis battere il Gian Erminio diventa già un obbligo vitale. Rispetto all'ultima formazione, nel Teramo c'è un cambio in attacco: Barbuti al posto di Piccioni. Nella squadra veneta del presidente allenatore Fresco, out Lancini, un titolare, e il giovane Pinton dirige l'incontro Garofalo di Torre del Greco. Primo tempo di marca decisamente teramana, tanto possesso palla, ma come detto incapacità di finalizzare in rete, cosa che la squadra pagherà nella ripresa. Quando è subentrata la stanchezza e l'avversario Sornione sembrava sul punto di accontentarsi, salvo poi approfittare della solita distrazione difensiva. Al 28esimo l'unico tiro in porta dei primi 45, l'autore è Bacio Terracino, il suo destro è ben controllato. 37esimo pericolo in area teramana, Danti mette dentro, Manarin non ci arriva e Pacini respinge per evitare guai. Dall'altra parte, subito dopo, ci prova Ventola, sfera però troppo alta. Con le immagini passiamo alla ripresa, stessi 22 in campo, il Teramo inizia bene, sesto minuto, combinazione Bacio Terracino Barbuti con tiro finale neutralizzato dal reattivo Giacomel. La Virtus Verona si fa viva 5 minuti dopo con un colpo di testa alto. E subito dopo, con una incursione di Danti sulla sinistra, anche qui colpo di testa di Rossi, alto. Primi cambi di Maurizi dentro Piccioni per Barbuti e Mantini, per lui esordio in Serie C, per Ventola, ma Danti sulla fascia è imprendibile, qui nessun compagno arriva pronto all'appuntamento. È il preludio al gol che arriva al 34esimo, Danti, ancora lui, semina scompiglio in area, palla a Manarin che inventa un giro imparabile per Pacini. Guardando meglio in area del Teramo ci sono ben 8 biancorossi e 3 avversari.
Altro cambio, dentro K per Piacentini, biancorossi, ora trazione anteriore per cercare il pareggio. E al 39esimo ci va vicino Zecca, anche lui subentrato. Il giocatore si mette in proprio, ma l'uscita coraggiosa di Giacomel è determinante. Il coraggio non manca certo al Teramo. De Grazia ci prova, ma con poca forza. E al 90esimo ancora biancorossi in avanti, con Piacentini. Il giocatore prova il numero senza fortuna. L'arbitro assegna 4 minuti di recupero, il miracolo è ancora possibile, ma è la Virtus Verona a chiuderla. Feroce batti e ribatti in area teramana fino a quando il pallone arriva tra i piedi di Grbaz. Anche lui è entrato in corso d'opera, che prima finta il tiro e poi di punta supera di nuovo Pacini per il 2-0 finale. Teramo in ginocchio, domani squadra subito al lavoro. Da segnalare anche quanto accaduto nel dopogara. Nessun tesserato del Teramo si è presentato in sala stampa per rilasciare dichiarazioni. Capiamo l'amarezza, ma per rispetto di chi lavora era buona educazione mandare qualcuno a commentare la partita. Ma Gabriele De Bari, quante volte è capitato nella sua lunga carriera che non vengono a parlare in sala stampa? Male, male. Il rispetto per il lavoro degli altri molte volte è un optional, si può perdere, nello sport si vince e si perde, non succede niente, cioè non è che devi vincere e ridi e devi perdere, comunque hai giocato a calcio, è uno sport, non puoi, non so, non conosco i motivi di questo silenzio, ma sicuramente la delusione della partita, ho capito, ma ci può pure stare, hai fatto 3 partite, hai preso un punto, prima hai fatto 3 partite e ne avevi presi 9, adesso è un periodo no. Ci può pure stare, non è detto che quando perdi a bocca chiusa. Magari Zichella, l'ex allenatore, starà un po' sorridendo sotto i baffi. Ma sai, dopo le 3 vittorie consecutive anche l'ambiente era tutto quanto più carico. Adesso 3 partite, un punto soltanto, la situazione di nuovo, non dico preoccupante, ma insomma c'è di tornare a vincere. Ecco. Luciano, tu che pensi del Teramo? Penso che dovrà soffrire sino alla fine per strappare una salvezza che comunque è nelle sue corde. La cura del nuovo allenatore, che sembrava aver dato subito i suoi frutti, in realtà ha ancora bisogno di tempo per vedere qualche risultato migliore. Oggi c'è stato il primo successo dell'Albino Refe, era l'unico che non aveva mai vinto, è riuscito a vincere, cioè, quindi c'è molto equilibrio. Anche il Verona, che era considerato una squadra di bassa classifica, ha fatto 4 punti nelle ultime 2 gare, quindi se non fai punti per 2-3-6 settimane rischi di ritrovarti in una zona dove pensavi di non andare più. Eh sì, tutte considerazioni vere queste, anche perché il Teramo, De Bari, è inutile girarci intorno, da quella famosa estate con la Serie B conquistata sul campo e poi levata per le vicende relative al procedimento Dirty Soccer, il Teramo non è stato più il Teramo. No, lui aveva vinto, cioè era entrata nella storia e gliel'hanno azzerata. È qualcosa che chissà se riuscirà ancora una volta a tornare in B. Io glielo auguro, ma insomma sono cose che non si dimenticano, che lasciano il segno sia economicamente che anche moralmente, perché il presidente che aveva tutto quell'entusiasmo, adesso l'entusiasmo è un po' diminuito, no, anche giustamente. Anche perché economicamente la stagione successiva è stata, con i contratti fatti per la B, tenerli in C è stata... È un fardello pesantissimo. Fardello pesantissimo. Tutto sulle spalle di Luciano Campitelli. E quindi questo credo... quest'anno ha voluto con sé alcuni collaboratori per dargli una mano. Assolutamente sì. Tra un po' andremo in Serie D con la grande impresa del Pineto, le altre abruzzesi hanno vinto in 4 oggi, Pineto compreso, 2 pareggi esterni per le altre. Io torno a Chieti da Filippo Di Giovanni, perché abbiamo parlato prima di che cosa poteva essere successo con la gestione di Marino, e invece gli chiedo dove è stato bravo Lucarelli, perché i risultati dicono che Lucarelli è stato molto bravo. Qual è il merito principale del tecnico secondo la società? Guarda Enrico, il merito del tecnico Alessandro Lucarelli è sicuramente quello di essere stato in grado di infondere all'ambiente fiducia, concretezza e piena coscienza dei propri mezzi. È riuscito a trovare
una formula per gestire questi ragazzi non più solamente come una squadra, ma li ha aiutati a trasformarsi in gruppo. E credo che il sentirsi gruppo sia uno dei requisiti che possono diventare poi un'arma in più nel corso di una competizione come quella di un campionato di eccellenza. Ma Lucarelli firmerebbe già il contratto per le prossime stagioni oggi, rinnoverebbe Di Giovanni? Perché no? Mi fermo subito allora, vediamo che riusciamo a tirare fuori le notizie allora, tirare fuori le notizie. Quindi Filippo Di Giovanni, se Lucarelli dovesse essere d'accordo, oggi prolungherebbe? Ma io credo che, allora, quando si viene a Chieti e si sposa un progetto come quello del Chieti Calcio di quest'anno, cioè un progetto che mira in maniera chiara, l'abbiamo già detto, a riportare i colori di questa città verso palcoscenici che diciamo le competono e le sono più consoni, francamente non riesco ad immaginare quali possono essere i motivi ostativi per cui chi sposa questo progetto in questa categoria poi non possa trovarsi bene, chiaramente rispetto ad un rapporto di reciprocità. Ma ne avete già parlato? Ma no, adesso noi abbiamo altro da fare, abbiamo da fare questa stagione al meglio delle nostre possibilità. Quello che faccio io è un ragionamento teorico, perché è un ragionamento che mi porta a pensare ai perché che ci sono dietro questo impegno e perché che ci sono dietro determinate scelte che nel caso del mister Lucarelli, ma nel caso un po' di tutte le persone che mi accompagnano nel progetto, dal vicepresidente Basile, al direttore generale Cristian Poglio, a Omar Trovarello, Massimo Reale, l'amico Bruno Di Orio, Antonio Ronci, insomma tutte le persone che colgo anche l'occasione per ringraziare, sperando di non aver dimenticato nessuno. Oggi ciò che fa stare insieme questo gruppo è la volontà di perseguire un obiettivo. A questo gruppo si è aggiunto Alessandro Lucarelli e non vedo perché, se il gruppo è questo, non si possa continuare a stare insieme e magari ad allargarsi coinvolgendo altre forze, altre risorse, ma tutte quante con un unico obiettivo, che è quello di portare il più possibile in alto questi colori. Prima di andare in fascia pubblicitaria, tra un po' ci dobbiamo fermare. Voglio fare una domanda un po' cattiva, posso, Presidente? Come no? Hai abituato. Bene, è il nostro lavoro, no, De Bari? Quanto è contento o quanto è scontento di come ha risposto il pubblico quest'anno, sia dal punto di vista degli abbonamenti, sia dal punto di vista delle presenze la domenica allo stadio? Ma questo è un bel tema da affrontare, perché non ti rispondo alla domanda, ma apro un capitolo interessante, che è questo. Sicuramente la città di Chieti, il pubblico teatino, la tifoseria teatina rappresentano l'arma in più che ha il Chieti in questa categoria, ma non mi sbilancio a dire anche nella categoria successiva, per essere la differenza e per proporsi realmente come un punto di riferimento del calcio in questa regione. Io però credo che adesso sia il momento che questa città, della quale troppo spesso si parla come di un capoluogo in crisi di vocazione, una città un po' addormentata, una città che perde man mano pezzi nel suo tessuto economico, sappia dimostrare e sappia fare uno scatto di reni per dimostrare che non solo i colori nero-verdi, ma anche quello che rappresentano, il tema stesso della teatinità, del senso di appartenenza, il fatto di rivendicare con orgoglio un po' di campanile, possano diventare un valore aggiunto da applicare anche al calcio e che possa essere indispensabile e utile per sostenere chi sta spendendo le proprie risorse economiche e le proprie energie in questo progetto. Quindi Gabriele De Bari, ti chiedo sostegno, mi sta dicendo il Presidente che al momento non è contento. No,
Ma non ti sto dicendo che non sono contento. Ti aspettavo qualcosa di più, diciamo. No, attenzione, non sto dicendo che non sono contento. Io sto dicendo che siamo partiti da una fase nella quale era difficile ricostruire un entusiasmo che si basasse sul rapporto di fiducia, perché giustamente chi viene da troppi anni di sofferenze calcistiche vuol prima vedere e poi credere. Adesso noi ancora non abbiamo dimostrato niente, ma sicuramente stiamo cercando di dimostrare qualcosa. E considerato il grande potenziale che c'è in questa città, io penso che ci debbano essere da qui in poi tutte le condizioni affinché partita dopo partita, settimana dopo settimana, si avvicinino sempre di più spettatori allo stadio e sempre di più sostenitori ed amici che vogliono sposare questo progetto, perché al di là del giudizio da dare rispetto al periodo così breve di 2 mesi di campionato, ciò che mi interessa è guardare davanti. Però ci sono stati 2 mesi in cui la situazione ha avuto un momento di tensione, cioè voi avete riconquistato quella fiducia che i tifosi avevano perso in quei periodi in cui hanno contestato, hanno criticato, che poi ha portato a cambio tecnico, insomma, in panchina. Già questo è ma un successo. Guarda, io dico questo, i tifosi intesi nel vero e proprio senso della parola, anche magari nella parte più radicale, non posso dire che si siano mai allontanati dalla società. Io credo anzi che noi siamo forse una delle pochissime società in Italia che ha un componente della curva nella propria dirigenza, e questa è una scelta che noi abbiamo fatto per una ragione di trasparenza, di voler essere una società aperta che diciamo rende anche un po', se possiamo usare il termine, magari mutuandolo da altre circostanze, pubblica le sue scelte e le sue strategie. È chiaro che nei momenti di difficoltà, quando magari c'è stato bisogno di imprimere una svolta, un'accelerazione su certe scelte, a volte anche un po' di contestazione, se fatta con i modi diciamo garbati, anche se i toni magari a volte si sono un po' accesi, può essere utile a svegliare l'ambiente. Però vorrebbe un po' più persone allo stadio. Auspico una maggiore presenza, ma sono certo che ci sarà. Vede, Gabriele, avevamo ragione, non era tanto contento il presidente. Da chi fa degli sforzi economici, fa degli investimenti importanti, vorrebbe giustamente che venisse ricompensata questa. È una sfida. Io credo che questa città, se vuole, può non essere seconda a nessuno. Luciano Rapa, sei da poco nel gruppo dell'Unibasket Amatori con il ruolo di responsabile della comunicazione. Che gruppo hai trovato? Da pochissimo, direi. Intanto sono entrato da un paio di settimane, ho trovato un gruppo molto unito, solido, che ha idee chiare, che sta lavorando per il futuro a tutti i livelli, il settore giovanile con le tante squadre che stanno già ben figurando nei rispettivi campionati di appartenenza, e con le due prime squadre, quelle della C e quella della B, che stanno facendo veramente bene. Questo è stato anche un weekend molto positivo, perché sia Pescara di coach Raiola che Lanciano di coach Corà hanno portato a casa un successo e siamo tutti contenti. Tra pochissimo, dopo la pausa pubblicitaria, invertiamo un po' la scaletta. Prima del campionato di Serie D, visto che abbiamo ospiti basket in studio, andremo a parlare della pallacanestro. Torno da Luca Di Cenzo allora per chiedere quanto è contento della prima squadra. So che sei in rapporti strettissimi con Carlo Di Fabio, che ci sta guardando da casa, e lo salutiamo, il presidente. Quanto siete contenti di questo inizio stagione? Ma molto contenti, perché siamo, diciamo, partiti bene, quindi gli obiettivi che la società tutta si erano prefissati stanno andando bene, quindi anche oggi c'è stata una bellissima vittoria in casa con Ancona. Comunque non bisogna sottovalutare nessuno in questo campionato, perché per esempio Chieti oggi ha perso 2 punti in casa con Senigallia, quindi sono molte formazioni forse non quotatissime, che però comunque hanno roster con giocatori d'esperienza e che possono mettere degli sgambetti, quindi siamo molto contenti anche della vittoria domenica scorsa a Corato, che è un campo molto difficile dove secondo me anche squadre importanti possono perdere dei punti. Quindi la classifica adesso è un po' falsata per il fatto di Lamezia Terme, però comunque
la squadra è nella parte alta, altissima della classifica. C'è sempre Sansevero che è un po' la corazzata del girone, però dietro Sansevero ci siamo. Ma con Salvemini la pace è stata fatta? Ma con Salvemini io diciamo non... Vabbè, sai tutto l'argomento. Io so tutto l'argomento, però è una cosa privata tra... Secondo te è stata fatta pace? Ma secondo me ancora no. Vedi, hai imparato dal presidente Di Giovanni, bisogna dire quello che si pensa. Bravo presidente, stiamo facendo scuola di comunicazione, quindi ancora non è stata stretta la mano virtuale, magari telefonicamente. Vediamo a Pescara. Vediamo a Pescara al ritorno. Allora, tra 3 minuti in fascia, prima fila presentiamo adesso. Mi raccomando, per i giocatori, nome, cognome, idolo italiano, idolo d'oltreoceano. Vai intanto. Io sono Iadore Antonio, faccio assistente a tutti i gruppi giovanili. 15, 14, 15 e 16. Buonasera. Buonasera. Sono Marco Baldoni di Tomassetti e sono il preparatore fisico dei ragazzi e del settore giovanile. È giusto. Sono l'unica rappresentante femminile. Sembra giusto e doveroso. Sono il dirigente accompagnatore dei ragazzi in tutte le partite, addetta al tavolo, alle liste, rapporti con gli arbitri e quant'altro. Laura Di Filippo. Buonasera Laura, buonasera. Grazie. Buonasera, sono Enrico Del Principe e come ruolo sono una guardia e il mio giocatore preferito italiano in questo momento è Ariel Figlioi e oltreoceano Chris Paul. Chris Paul, ti tratti bene eh? Buonasera, sono Filippo Cataldi, io sono playmaker, in Italia mi piace Stefano Gentile. Pensavo Stefano Raiola. No, Gentile. E invece oltreoceano LeBron James. Hanno gusti, eh? Buonasera, io sono Andrea Corbo e sono il playmaker della squadra Under 16 e oltreoceano preferisco John Wall e in Italia Peppe Poeta. Peppino, super Peppe Poeta a Torino. Io sono Leonardo Talamonti, sono un centro della squadra Under 16 e in Italia Marco Cousin e invece oltreoceano Anthony Davis. Tieni il microfono. Com'è la camicia del presidente? Prima per parlare. Perfetta. Ho capito. Buonasera, io sono Matteo Scozzese e gioco play guardia. E per quanto riguarda in Italia mi piace Pietro Radori e mentre oltreoceano Derrick Rose. Giocatori con pochi punti nelle mani. Buonasera, sono Paolo Monticelli, gioco nell'Under 15. Il giocatore preferito in Italia, anch'io Peppe Poeta, e oltreoceano James Harden. Grazie, no, fermiamoci qui perché ora andiamo in pausa, poi conosceremo la seconda fila, poi la terza, siete tantissimi e quindi andiamo per scaglioni. 23:10 in punto, pausa pubblicitaria e poi andremo con i servizi di basket. Eccoci, siamo tornati in diretta e allora apriamo la pagina del basket con i risultati della Serie A e della Serie B, cominciando con la 2 per vedere cosa è successo ad est, il girone di Roseto, 8ª giornata, Piacenza-Verona 76-83, Baltur 100, Piacenza 66-79, Cagliari-Imola 79-97, Ferrara-Forlì 93-94, Montegranaro-Bologna 71-76, Ravenna-Mantova 96-76, Treviso-Iesi 89-68, Udine Roseto 76-59. In classifica, dopo 8 giornate di campionato, Bologna a punteggio pieno con 16 punti, seguono Montegranaro, Treviso e Forlì a quota 12, Udine Ravenna 10, Roseto è sempre a quota 4, dietro c'è solo Cagliari con 2 punti. È stata una partita, Luca, che era iniziata anche bene per Roseto, 18-15 al primo mini intervallo, avanti di 3 la formazione di coach D'Arcangeli, che ha trovato un Brandon Sherrod positivo in attacco rispetto ai soli 2 punti segnati nella partita con Montegranaro, però poi alla lunga ancora una volta Roseto ha ceduto. Beata gioventù, oneri d'onore. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato di Serie C con una squadra totalmente under 18 e tantissime partite anche importanti le abbiamo perse poi nei minuti finali, quindi Roseto ha un roster di ragazzi veramente di spessore nazionale importanti, però appunto la gioventù poi di fronte a giocatori di categoria, giocatori che ne hanno viste di tutti i colori, si paga, soprattutto in trasferta, perché poi in casa col pubblico caldo di Roseto sicuramente li potrà trascinare in grandi vittorie.
Gabriele, ti voglio coinvolgere su una situazione di Roseto, di Coach d'Arcangeli, che stiamo vedendo inquadrato, che ha comunque un aspetto particolare. Quale? È la prima squadra, almeno da quello che so io, in Serie A, che vive dal lunedì al venerdì in una città, il sabato si trasferisce a Roseto e gioca. La squadra dal lunedì al venerdì è a Roma, il sabato viene a Roseto e la domenica gioca a Roseto, perché sono tutti ragazzi della Stella Azzurra Roma, c'è questo progetto in società con la società capitolina, e quindi per permettergli di andare a scuola, comunque anche i senior vivono e si allenano a Roma e poi vengono a Roseto sostanzialmente per la rifinitura, più per giocare. Roseto è una città che vive il basket quotidianamente. Come va vissuta questa cosa? C'è una storia di basket. Io mi ricordo che ero un bambino, il torneo delle Rose, che si chiamava Lido delle Rose. Lido delle Rose era un torneo che portava a Roseto i migliori giocatori, le migliori squadre del mondo, non soltanto italiane. Quindi è un paese, una città che ha vissuto di basket nella sua grandissima storia, ha fatto la Serie A1, per cui è quasi espropriare di qualcosa che invece la città vorrebbe sentire suo tutti i giorni, tutte le ore, anche per vedere gli allenamenti. Non lo so come i tifosi possano vivere una situazione così particolare, così diversa, singolare, che non si vive in un'altra città italiana. Singolare? Singolare, perché Roseto, il basket è nel DNA dei rosetani, come il calcio è nel DNA dei abitanti di Giulianova. Esatto, vero, tutto vero. Andiamo in Serie B, andiamo, perché è stata una giornata particolare perché nessuno si sarebbe mai aspettato una sconfitta di Chieti così strana in casa, 90-88 contro Senigallia, soprattutto i 39 punti subiti nel primo quarto, ma di questo ne parleremo. Amatori Pescara Ancona 76-68, Catanzaro San Severo 48-74, Civitanova Porto Sant'Elpidio 84-73, Europa Vini Chieti Senigallia 88-90, Giulianova Bisceglie 80-70, Nardò Fabriano 69-76, Teramo Corato 75-82, chiaramente la Lamezia è stata cancellata dal campionato e quindi ha riposato Campli. In classifica comanda punteggio pieno 7 partite, 7 vittorie perché ha già riposato San Severo con 14 punti, poi Bisceglie, Giulianova e Fabriano 12, ma ancora devono riposare, Pescara a quota 10 che deve ancora riposare, potenzialmente al secondo posto nel mirino. Chieti è ferma a quota 8 con Teramo a 2 punti, Campli penalizzato a meno 4. Nel nostro computer chiaramente resta Lamezia, ma per motivi organizzativi del nostro computer non riusciamo a levarla, ma Lamezia è stata esclusa dal campionato. Campli farà comunque i play-out a fine stagione. Allora, io direi di cominciare con i servizi, ci andiamo a vedere la vittoria dell'Unibasket Pescara in casa contro Ancona. L'Unibasket Amatori Pescara batte Ancona 76-68 e con un buon primo quarto, partenza subito positiva, bene fino all'intervallo lungo, qualche difficoltà nel terzo quarto, poi gestione positiva nel quarto finale con 16 di Capitanelli, 14 di Carpanzano in uscita dalla panchina, in casa Ancona i 20 di Centanni e 15 dell'ex Roseto Casagrande. Allora Stefano, da commentare come questa partita? Ma da commentare, hai detto tanto tu, è una partita durissima. Ancona è una buona squadra, non lo scopriamo stasera. Poi se riesce a fare un terzo quarto come quello che ha fatto oggi, in cui ha fatto canestri difficili all'ultimo secondo dei 24 secondi sia da 3 che da 2, la partita diventa ancora più complicata. Diciamo che l'abbiamo controllata, siamo sempre stati avanti, però siamo arrivati anche a più 1. Bravissimi i miei ragazzi a non mollare, ci stiamo lavorando su queste situazioni in cui le squadre ci possono recuperare perché sono cose normali. Siamo stati chirurgici nel fare due bombe e poi cercare di controllare nel modo più tranquillo possibile la partita, ma dalla mia voce si vede che non è stata tanto tranquilla alla fine. Ecco Stefano, hai detto delle triple, a mio giudizio sono state fondamentali quei tiri prima di Leonzio e poi di Poti quando si era rifatto sotto anche a meno 2 Ancona. Nella seconda parte di gara ti è sembrata un po' meno fluida in attacco la squadra? Ma guarda, allora le loro due bombe sono state fondamentali, ma è stato fondamentale il lavoro di tutti i ragazzi che sono stati bravissimi, perché dopo abbiamo stretto anche ulteriormente le maglie difensive. Quando perdiamo un po' di dinamismo, perdiamo un po' di fluidità in attacco, sicuramente il gioco è meno bello e anche meno efficace. Però io devo dire che Ancona, per esempio, oggi Poti ha giocato una buona partita, però comunque ha fatto 5 su 13 a 3 punti, ma di fronte c'aveva Casagrande, cioè Casagrande fino all'anno scorso giocava in Serie A, forse uno dei migliori difensori della Serie A, quindi Ancona a Bononara che
è un ottimo difensore, 100 anni, un ottimo difensore, quindi voglio dire è una squadra che anche nella difesa fa la sua forza, è normale che possiamo avere difficoltà. Io dico sempre ai ragazzi, non ci stiamo solo noi in campo, ci sono anche gli avversari. E queste le parole di Stefano Raiola. Luciano Rapa, che diciamo? Io la definirei la vittoria del collettivo oggi, perché tanto c'è da sottolineare il fatto che Pescara è sempre stata avanti, ha avuto sempre il controllo della partita. Poi nel momento più difficile, quando ad inizio ultimo quarto Ancona aveva rimontato fino al meno uno, ci sono state le due triple fondamentali di Leonzio e Poti che hanno riscavato il solco tra le due squadre. Però ogni volta che Ancona provava a rifarsi sotto, parlo durante l'incontro del match, c'è stato ogni volta un protagonista diverso. Penso al Carpanzano nel secondo quarto, all'inizio di terzo quarto Serafini, che sono riusciti a ergersi a trascinatori della squadra, e quindi a turno ognuno ha dato il proprio contributo per una vittoria fondamentale contro una squadra che sicuramente darà del filo da torcere a tutti. Luca, quanto è contento il presidente Di Fabio? Ma è molto contento, perché Pescara è una squadra lunga, è una squadra dove tutti appunto possono la domenica fare anche delle prestazioni. Io stasera per esempio sottolineo anche la prestazione di Serafini, che ha lottato come un leone, ha recuperato 2-3 palloni importanti. Quindi è una squadra che domenica scorsa c'è stato un grande Micevic, quindi è una squadra dove Carpanzano esce dalla panchina e oggi ha fatto benissimo. Una squadra che ruota a 9, dove tutti sono importanti, quindi è una squadra che ha tante armi, e poi se difende così può andare lontano. È proprio contento il presidente? Sì, è molto contento, perché è una squadra, poi tu sai bene che lui l'estate si diverte molto anche nel mercato, quindi è una squadra creata da lui, Stefano, Luca D'Onofrio, anche gli altri dirigenti, quindi è una sua creatura, e quindi è molto contento. Andiamo a vedere cosa è successo a Chieti, perché come dicevamo prima un po' di sorpresa, di stupore per la sconfitta dell'Europa Vini, soprattutto per quel primo quarto da 39 punti subiti, sono numeri che si vedono poche volte nel basket, non dico in Italia, ma anche percentuale altissima. Percentuale altissima. Vediamo cosa 9. È successo, ce lo spiega Paolo Durante. Una gara persa due volte. L'impresa riesce all'Europa Vini, che contro Senigallia gioca un primo quarto davvero inguardabile, 39 punti degli ospiti contro i 19, riuscendo solo leggermente a migliorare prima del riposo lungo, chiudendo sotto di 16, 42-58. E qui la prima sconfitta. Poi però nel terzo e ultimo quarto si registra la grande reazione di Geloreto e compagni. Chieti inizia a mettere le mani addosso a Senigallia, tira meglio e punto dopo punto si materializza la rimonta. Al terzo quarto la squadra di Sorgentone chiude sotto di 2, 68-70. Il pubblico capisce lo sforzo e prende letteralmente per mano la squadra. Il primo sorpasso con una bomba da 3 di Geloreto, 75-74. Tuttavia Senigallia non molla e piazza un controbreak di 6-0. La gara si infiamma, Geloreto piazza altri due tiri da tre. Si arriva in parità 86-86 con 34 secondi da giocare. Chieti va di nuovo avanti di 2, ma una bomba di Giacomini regala il controsorpasso a Senigallia. Time out di Sorgentone, ci sono ancora 7 secondi per poterla vincere. Di Carmine sotto canestro pesca Di Emilio all'angolo, ma la palla muore sul ferro e Chieti perde per la seconda volta. A fine partita il presidente Gabriele Marchesani non riesce a contare fino a 10 e sbotta. È inammissibile per una squadra come la nostra, che ha ambizioni importanti, sostenere una situazione del genere e dare uno spettacolo indecoroso al pubblico che anche oggi ha corso veramente molto molto alla grande. È chiaro che ad oggi bisogna mettere un po' in discussione tutti gli attori di questa partita, perché è giusto che poi ognuno prenda le proprie colpe e responsabilità. Gli ultimi concitati secondi della partita, coach Sorgentone li spiega così. Avevate la palla del sorpasso, è stata gestita male la palla, che cosa è successo? No, siamo andati, se vogliamo, nella situazione migliore. Noi volevamo fare un tiro da sotto, siamo andati con un blocco cieco per Di Carmine, che ha preso la palla lì sotto, lo hanno immediatamente raddoppiato, siamo usciti, la palla è andata
data al, a Di Emidio che era libero nell'angolo, e abbiamo preso anche il miglior tiro possibile, poi tra le altre cose con Di Emidio che aveva già vinto una partita con un ultimo tiro, quindi non è tanto quello forse, ma devo rivederla e soprattutto devo rivederla da un'angolazione diversa rispetto alla panchina. Non so se era giocabile spalle a canestro, ma sinceramente due uomini su Di Carmine c'erano, come erano posizionati nella prospettiva che abbiamo noi della panchina non saprei dirlo. Però sinceramente prendere un ultimo tiro con 4 metri di spazio alla fine non ha funzionato l'idea che avevamo di andare a prendere un tiro da sotto, magari subire un fallo sul tiro da sotto, ma comunque dal raddoppio fatto lì abbiamo preso comunque un buon tiro. Chi mi vuole commentare le parole prima del presidente Marchesani e poi del coach Sorgentone, Gabriele? Ma la delusione è forte, si capisce chiaramente dalle parole. Un presidente che si aspettava di vincere invece perde e forse rimette in discussione tutto, non so adesso che tipo di provvedimenti possa prendere. Certamente qualcosa non ha funzionato e lui che ha ambizioni ha detto senza mezzi termini, insomma. Allora, diciamo fiducia a Sorgentone confermata, però io credo che sia molto molto importante la partita di Bisceglie di domenica, certo, prossima. 39 punti in un tempo. Però stasera, prima di venire qui, ho visto la partita Reyer di Venezia contro Armani, due squadre che possono vincere il campionato. Il primo quarto a Venezia è finito, Venezia 11, Armani 31. Una cosa, cioè, può capitare, ecco. Poi non so come è andata a finire, ma il primo quarto 31 punti ha subito il Venezia in casa, che è una squadra che tiene testa a tutti. Il problema è che forse è arrabbiato il presidente Marchesani perché Senigallia non è Armani. Sì, però voglio dire, può capitare un primo tempo giocato male, l'importante è poi possa recuperare e vincere, così invece hai giocato male il primo tempo, non hai recuperato e hai perso la seconda volta e quindi subentra una delusione. Assolutamente sì, queste sono ancora un po' di immagini che arrivano dal pala Tricalle di Chieti di oggi, la tripla di Gialloreto che aveva firmato il nuovo controsorpasso dopo una partita difficilissima, poi dopo questo time out. Ecco, restiamo con le immagini perché ora arriva quel tiro di Di Carmine. Fabio Di Tommaso, se puoi prendere il microfono, ecco qui Sorgentone si chiedeva se Di Carmine magari poteva cercare la giocata spalle a canestro invece di scaricare fuori, qual è la tua opinione? Dalle immagini che si vede qui in televisione è chiaro che Di Carmine è raddoppiato e poi la palla è uscita fuori nell'angolo per far tirare Di Emidio. Sì, Di Emidio non è stato proprio un tiro, anche quello di Di Emidio si vede adesso, è stato anche contestato il tiro. Quindi diciamo che eccola qui, rivediamo. Sì, ecco, non vediamo bene proprio il raddoppio su Di Carmine, però era l'unica linea di passaggio libera fuori per Di Emidio e quindi era il tiro a 2 secondi dalla fine da prendere. Però io questo raddoppio sinceramente non lo vedo. Non vediamo bene le immagini. Non si vedono bene. Però guarda qui, un uomo c'è, l'altro uomo però già sullo scarico, quindi probabilmente, non so, poteva anche cercare quest'uno contro uno a canestro. O tirare dall'altra parte del ferro. Andare all'altra parte del ferro, sì, perché comunque l'altro uomo è già sullo scarico, vedi, per Edoardo, Di Emidio, e dà anche un tiro marcato Di Emidio, quindi non so se. Il problema è che non devi arrivare all'ultimo tiro per vincere la partita, dai. Ecco. Con la differenza di qualità tra le due squadre sono perfettamente d'accordo. Però comunque la partita l'aveva ripresa, Chieti. Sì, era anche sopra di uno, no? Era sopra di, anche sopra di due, e poi qui era sotto di uno, quindi anche l'eventuale appoggio a canestro di Di Carmine ti portava più uno. Sì. Anzi no, chiedo scusa, andava all'overtime, però chiaramente poi hai l'inerzia in mano dopo essere stato sotto di 20 e passa punti. Sì, certo, Chieti ha fatto lo sforzo per rientrare in partita, quindi quello sforzo poi rischia anche di pagarlo, però di solito quando giochi in casa e metti la testa avanti a pochi minuti dalla fine, insomma, più delle volte la partita e puoi portare a casa. Facciamo il secondo giro con i ragazzi, li andiamo a conoscere da vicino. Allora, intanto che il nostro Andrea Berardinelli arriva all'altra telecamera in modo che vi possiamo inquadrare in primo piano, io ti ricordo ancora una volta nome, ruolo, atleta italiano preferito e un sogno d'oltreoceano. Ciao, buonasera. Buonasera, sono Nicolò Gallucci, il mio ruolo è ala piccola, sono capitano dell'Under 15.
Il mio giocatore preferito italiano è Amedeo della Valle, mentre oltreoceano è Kawhi Leonard. Salve, io sono Vittorio Testa. Ciao Vittorio. Il mio ruolo è pivot dell'Under 15. Il mio giocatore preferito italiano è Pietro Arrodori, mentre d'oltremare è James Harden. Buonasera, sono Filippo De Francesco. Sono un'ala e il mio giocatore preferito italiano è Pietro Amadori, mentre in NBA Giannis Antetokounmpo. Buonasera, mi chiamo Matteo Nubile, sono il playmaker dell'Under 15. Il mio giocatore italiano preferito è Amedeo Della Valle e oltreoceano Stephen Curry. Mi chiamo Matteo Mastrocola, gioco l'Under 15, playmaker. In Italia Cinciarini, oltreoceano Antetokounmpo. Vedo che siete molto informati sull'NBA. Molto NBA. Salve, sono Vincenzo Sassi, gioco guardia. Il mio giocatore preferito in Italia è Fontecchio e oltreoceano LeBron James. LeBron James. Fontecchio, sottolineo. Buonasera. Tocco di abruzzesità. Gioca negli armadi. Buonasera, sono Piermano Cesarino, gioco playmaker con l'Under 15. In Italia il mio giocatore preferito è Luca Vitali. E in America Klay Thompson. Ma di voi ancora nessuno dice il mio giocatore preferito in NBA, eh? Ma vediamo se qualcuno lo tira fuori. Buonasera, sono Alberto Del Prete, sono una guardia dell'Under 15 e il giocatore preferito in Italia è Diego Flaccadori, mentre in NBA è Russell Westbrook. Ci sei andato vicino con Westbrook. Salve, sono Marco Perez, gioco come guardia nell'Under 15, come giocatore preferito in Italia. Come giocatore preferito in Italia ho Achille Polonara, mentre in NBA anche per me Antetokounmpo. Buonasera, io mi chiamo Francesco Marcucci e gioco come guardia nell'Under 15. Il mio giocatore preferito in NBA è Kevin Durant. Finalmente il mio Kevin Durant. Hai indovinato tu. Mentre in Italia il mio giocatore preferito è Fontecchio. Due abruzzesi, doppio abruzzese Fontecchio. Poi andremo all'ultima fila, nell'ultima parte della trasmissione. Io torno dal presidente Filippo Di Giovanni prima di aprire la pagina del ciclismo con Gabriele De Bari, perché prima ci hai fatto capire, Filippo, è inutile girarci intorno, che non sei tanto contento di come la piazza di Chieti stia rispondendo a questo progetto. Progetto detto con la P maiuscola, perché hai fatto capire anche con l'esempio di prima che chi non crede in questo progetto vuol dire che non crede alle ambizioni di Chieti. Gli mandi un messaggio alla piazza davanti alla nostra telecamera, che è quella lì di fronte? Ma allora, sicuramente, ecco, non posso dire di non essere contento, perché Enrico, adesso al di là della voglia di fare giornalismo d'assalto che ti contraddistingue, bisogna sempre comunque ringraziare, pochi o tanti che siano, tutti gli amici che la domenica vengono allo stadio, pagano il biglietto e sostengono la squadra. Quindi io, che generalmente sono una persona che guarda sempre in positivo, parto sempre da ciò che c'è di positivo: un progetto, una squadra, un pubblico, una società. E poi cerco di guardare oltre. Guardare oltre significa che tutte queste cose insieme possono crescere. Quindi il messaggio è: cresciamo insieme, sosteniamo il Chieti, venite allo stadio, sostenete questa società, aiutateci a credere in questo progetto, perché la forza di un capoluogo in cerca di riscatto può aiutare chi oggi si sta occupando di questi colori a costruire qualche cosa di veramente importante. Questo è l'appello, Enrico. Mi sembra un appello molto sobrio, presidente Di Giovanni, ma questa società è in programma uno step alla volta o sta già programmando i professionisti? Mi fai sempre la stessa domanda ogni volta che vengo. Però non mi hai più non mi hai mai risposto. Io spero che a distanza di un mese mi rispondi. Una risposta ecumenica nella prima trasmissione e te la confermo. Di programmazione si comincia a parlare dalla Serie D in poi.
Ciò non significa assolutamente che noi non ci stiamo guardando intorno e che non stiamo cercando di strutturare una strategia imprenditoriale che ci possa vedere pronti ad affrontare sfide più ambiziose. Questa strategia sicuramente deve passare per un allargamento della base societaria, sicuramente deve passare attraverso la capacità di attrarre risorse e di dare a questo progetto credibilità, perché la credibilità degli uomini e delle persone che perseguono un obiettivo lavorando nello sport poi diventa l'essenza affinché ciò che oggi è partita come una scommessa possa connotarsi di durabilità, affinché questa scommessa poi si trasformi in un fatto e diventi una realtà che possa far sì che il calcio a Chieti non rappresenti solamente un lampo, un'esperienza o qualcosa che, come magari anche qualche volta in qualche contesto, in qualche situazione, qualcuno ha detto che non riesce più a ridecollare. Ecco, mi piacerebbe poter smentire questi concetti, mi piacerebbe poter dire che il calcio può tornare ad essere uno dei fiori all'occhiello di questa città, così come il basket, così come tutti gli altri sport. Perché ci sono le possibilità? Io credo di sì. Perfetto, grazie Presidente. Io cerco sempre di farle tirare fuori la risposta da scoop, però non ci riesco in via ufficiale, perché in via ufficiosa dalle sue parole si riescono a tirare fuori dei concetti molto interessanti. Chi mi conosce lo sa. Chi conosce lo sa, però io sono convinto che non è molto contento di come ha risposto la piazza di Chieti a questo nuovo progetto societario. È una mia idea. Ma Enrico, non è che sono contento di essere confortato da Gabriele Chieti, De Bari. Chieti può e deve dare di più, ecco, quindi però non, è non si deve disprezzare mai quello che si ha, perché l'inizio è stato difficile e le condizioni dalle quali siamo partiti sono condizioni che io credo che avrebbero scoraggiato chiunque. Quindi innanzitutto si ringrazia, innanzitutto si comincia con umiltà, poi si lavora e io sono certo che i risultati e il grande pubblico torneranno a gremire l'Angelini. Chiaramente io sono, il mio indice è puntato non sui gruppi organizzati, perché i tifosi sono sempre stati vicini a questo progetto. Prima diceva addirittura che avete un tifoso all'interno della vostra società, io mi riferisco al numero di spettatori, ai cittadini che devono venire a sostenere questa squadra, perché credo che il progetto meriti e merita tanto. Cartina del Giro d'Italia 2019 che vado a commentare con Gabriele De Bari, a cui chiedo subito, ricordiamo per i pochi che non lo sapessero, che è storico inviato del quotidiano Il Messaggero per 15 anni al Giro d'Italia, no? Il primo giro è dell'89, poi ho avuto un periodo in cui ho lasciato un po' il ciclismo, sono ritornato. Chi lo vinse nell'89 il giro? Il povero Fignon. Laurent Fignon. L'anno dopo, se non ricordo male, il giro di Gianni Bugno da Bari fino a Milano in maglia rosa. Sempre in maglia rosa, dall'inizio alla fine. Vedi, mi ricordo abbastanza, poi iniziò il dominio di Miguel Indurain. Rotto da Eugeni Berzin. Berzin, il perfetto, russo. Il russo. Questo è il Giro d'Italia, ha detto in apertura che non gli piace tanto. No. Te devo dire anche perché, giustamente. Certo. Allora, per avere la prima salita bisogna aspettare 13 tappe, ma non si è mai visto. Esclusa la cronometro del San Luca in apertura. Sì, 8 chilometri, cioè, non si è mai visto che un giro d'Italia sia 13 tappe senza una salita vera. Hanno tolto quella tappa che spesso si faceva in Abruzzo. Anche quelle tappe, perché l'anno scorso c'era l'Etna, c'era Montevergine, quindi, c'era Campo Imperatore. Ce n'erano tre, addirittura da 3 a 0. È una cosa che proprio non si spiega il motivo, e dicono che sia un Giro d'Italia moderno. Che significa essere un Giro d'Italia moderno? Tu devi fare un giro che diventi interessante sin dalle prime tappe e non arrivare alla tappa numero 13, quindi oltre metà giro, senza una classifica neanche un po' delineata dalle tappe di montagna, che sono quelle più importanti. E poi 3 cronometro. Una volta in Francia, per favorire il loro idolo Jacques Anquetil, facevano 3 o 4 tappe ogni tour, perché era imbattibile a cronometro, vinceva sempre lui nei 25. Noi abbiamo in Italia un corridore molto forte che è Nibali, che non ama le tappe a cronometro, gli hanno fatto 3. Infatti Nibali, cui ho già avuto un rapporto per chiedere dei giudizi su questo giro, è scontento, dice: io non voglio essere favorito, ma nemmeno che si faccia un giro per Dumoulin. Beh, questa è una notizia che domani la riprendono tutte le... Per Dumoulin... Cioè, Nibali non è contento del giro? Il giro è per Dumoulin, Froome e Thomas.
sono tre che vinceranno, chi farà il giro di questi tre lo porterà a casa, perché sono percorsi adatti a loro e verranno a vincere il giro, mentre i Nibali... Froome non viene. Beh, verrà Thomas al posto suo, quindi vincerà Thomas, come Venditti Tour. Cioè non puoi fare un percorso adatto ai cronoman quando c'è i Nibali che l'unico punto debole è la tappa al cronometro. Allora non dico che gli devi dare una mano, ma neanche andargli contro. Io non, è un giro che non mi piace. Vediamo la cartina di quella che è la prima tappa abruzzese, Vasto L'Aquila. In realtà un po' di salita c'è, ma sì, assaggi. Tu la fai molto bene, non deve mica darci i professionisti. C'è la salita delle svolte di Popoli, che sono 4 km con pendenza tra l'8 e il 10%. E c'è quell'ultimo. Lo fanno col 53, dai. Beh, 53 Popoli no, però quasi. L'ultimo strappo dell'Aquila, che comunque è impegnativo. Diciamo che questa è una tappa, dovessero venire Valverde e Sagan, da Valverde e Sagan è una tappa da fughe, soprattutto da Valverde e Sagan, dai, una tappa da Valverde, ma non ci arriveranno in volata, questi andranno in fuga e arriverà una fuga, anche perché è una tradizione che all'Aquila si arrivi in fuga. L'ultima tappa ci fu una fuga a bidone con Arrogo che andò in maglia rosa, è arrivato sul podio in Giro d'Italia, a momenti vince, fu il giro di Van Basso nel 54. Un giro vinto da uno sconosciuto, un certo Clerici, uno svizzero, vinse perché nella tappa dell'Aquila arrivò con un vantaggio di 23 minuti, se non ricordo mai, che gli portò poi un bottino tale che non venne più scalfito fino a diventare il vincitore del Giro d'Italia. Il giro del 2010 fu il giro di Ivan Basso, con Arroyo, sì, e Maglia Rosa a lungo dopo la tappa dell'Aquila. Vinse il russo Petrov all'Aquila, precedendo il nostro Dario Cataldo, che tirò il classico. Maglia Rosa ci fu Port. Ricci Port, io consegnai io a Ricci Port personalmente la maglia, l'Aquila nel cuore, sul podio dell'Aquila, perché era la tappa per un anno dal terremoto, sì. Esatto. Mentre qualche anno prima vinse Dalino Di Luca. E su quel traguardo, nel 1999, vinse il mondiale militare Giuliano Figueras, una grande promessa del ciclismo che poi si è un po' lasciato andare, si è un po' perso. Quindi un giro che si deciderà su quell'ultima terribile settimana di montagna, sì, ma in cui le cronometre vanno un peso specifico, sì, notevole. Cioè io dico che 13 tappe tu devi mettere un arrivo in salita importante, una volta c'era il Terminigo, una volta c'era il Gran Sasso, l'Etna, cioè ci sono state sempre delle salite. Blockhaus. Non puoi non fare una salita per più di metà giro. È un'opinione stracondivisibile, diciamo che è un po' come il tour vecchi, anche, sì, anche se il tour ultimamente comunque ha cambiato. La Planche dei Belfigli è un arrivo impegnativo. Il tour si è adeguato a un ciclismo che è più entusiasmante. Il giro, infatti, il tour che faceva 7-8 tappe tutti per i velocisti e poi cominciavano ad andare in salita, ma perdi interesse, perdi spettacolo, perdi competitività. Diciamo che la Vuelta è un po' esagerata, perché la Vuelta, sì, pronti via, mette subito tappe super, con super dislivelli, però il giro, come era fino all'anno scorso, due anni fa, era un bel giro. La tappa di montagna degli Appennini non puoi toglierla, perché aveva un senso, aveva uno spettacolo, dava un'indicazione alla classifica. Qual è stato il giro più bello che hai seguito per lavoro, Gabriele De Bari? Quello che ha vinto Basso, che prima ricordavi te. Basso veniva dato un po' per perso dopo il problema che aveva avuto, e invece fece un giro dove si è anche scoperto Nibali. Sul tratto duro dello Zoncolan, se non ricordo male, Ivan Basso staccò Cadel Evans. Pausa pubblicitaria per noi, poi campionato di Serie D e ultimo giro con i ragazzi dell'Unibasket Pescara. Siamo tornati, io discutevo di mercato con il presidente del Chieti, Filippo Di Giovanni, ma vi assicuro che non c'è stato modo di tirar fuori dei nomi. Magari nell'ultimo giro di saluti, presidente, ci dà qualche indizio particolare. No, però un cognome l'ho sentito io. Cognome l'ho sentito anch'io, ma l'abbiamo già detto inizio trasmissione, gioca a San Buceto, non si può prendere al momento, poi chissà. Vogliamo conoscere i ragazzi dell'ultima fila prima di andare a vedere il Pineto in Serie D che ha superato il Cesena? Chi ce l'ha il microfono? Ciao, buonasera. Buonasera, sono Leonardo De Laurentiis, mio giocatore preferito italiano è Medeo della Valle, gioco come playmaker nella squadra Under 15 e il mio giocatore preferito in NBA è Damian Lillard. Buonasera, sono Francesco De Minicis. Gioco centro negli Under 15, il mio giocatore preferito in Serie A è Paul Biliga e in NBA Boban Marjanovic. Fate difficoltà a trattenere il sorriso. Buonasera a tutti, sono Giulio Marianetti, gioco ala nell'Under 16, il mio giocatore italiano preferito è Diego Flaccadori, mentre oltreoceano è LeBron James.
Buonasera, sono Marco Toma, sono un playmaker dell'Under 16 e il mio giocatore preferito è italiano. L'emozione. Italiano è Pietro Radori e oltreoceano Russell Westbrook. Buonasera, sono Piero Ferrone. Viva la gioventù! Sono un playmaker dell'Under 16. Il mio giocatore preferito italiano, come per Andrea, è Peppe Poeta, mentre oltreoceano Kyrie Irving. Buonasera, sono Simone Ciampoli, gioco come ala nell'Under 16. Il mio giocatore preferito in Italia è Achille Polonara, e in NBA Paul George. Poi mi dite perché davanti ridete tanto, eh? Salve, sono Lorenzo Gallo. Come a scuola. Sono il capitano dell'Under 16 e gioco playmaker all'interno della squadra. E in Italia il mio giocatore attualmente, il mio giocatore preferito è Pietro Aradori e oltremare Derrick Rose. Capitano, siccome davanti ridono senza motivo, lunedì gli facciamo, domani gli facciamo portare le paste all'allenamento. Va bene. Va bene, capitano? Va bene, va bene. Perfetto. Buonasera, sono Cristian Corta, gioco nell'Under 16, il mio ruolo è centro alla grande e il mio giocatore preferito è Luigi Datoma, italiano, e in NBA è LeBron James. Capitano della nostra nazionale. Buonasera, sono Tommaso Leone, gioco alla piccola nell'Under 16, il mio giocatore preferito in Italia è Amedeo Della Valle, mentre in America è Russell Westbrook. Buonasera, sono Gabriele Zazzetta e gioco guardia nell'Under 16. Il mio giocatore preferito italiano è Nicolò Melli, mentre in NBA DeMar DeRozan. Fatevi un applauso, in bocca al lupo ragazzi. Unibasket Amatori Pescara, Under 15, Under 16. Capitano, domani invitami perché abbiamo da prendere le paste che in prima fila ridevano senza motivo durante la vostra presentazione. Andiamo, torniamo a parlare di calcio, andiamo in Serie D dove c'è stato lo splendido successo del Pineto contro la blasonata Cesena, 1-0 il risultato finale, ma è stata una giornata sostanzialmente positiva per le abruzzesi. Campobasso Giulianova 0-1, Forlì Francavilla 2-2, Isernia Castelfidardo 0-1, Jesina Vezzano 0-2, Pineto Cesena 1-0, Recanatese San Maurese 2-2, San Giustese Notaresco 0-0, Sant'Arcangelo Matelica 0-2, Savignanese Nionese 1-1, Vastese Montegiorgio 1-0. In classifica al comando il Matelica, tentativo di fuga 33 punti, Cesena insegue a 28, Notaresco prima delle abruzzesi a 26, poi le altre con Francavilla 20 punti, Pineto 19, Giulianova 17, Vastese 14, Avezzano che esce dalla zona play-out a quota 11 punti. Andiamoci a vedere allora con Massimo Profeta i riflessi filmati del successo. 1-0 del Pineto. In 10 per oltre un'ora, espulso Amadio, il Pineto compie un'impresa da urlo. 1-0, match winner Tomassini, battuta la corazzata Cesena. 5 gol subiti, appena uno nelle ultime 7 partite. Prova di carattere, di grande intelligenza tattica, soprattutto di sacrificio a causa degli eventi. I romagnoli hanno deluso senza la giusta aggressività nel primo tempo, frenetici e confusionari nella ripresa. Il tecnico Angelini e il presidente del Pineto, Silvio Brocco. Sì, questa è stata un po' la partita e non era facile perché loro erano tutti lì, difendersi in 10 e difendersi in 11 non è che cambi la sostanza, è sempre difficile trovare gli spazi per far gol. Le occasioni le abbiamo avute, siamo stati un po' frenetici perché volevamo a tutti i costi fare gol e questa frenesia ci ha un po' frenato, ecco. Purtroppo è andata così. Presidente Brocco, un'autentica impresa. Una bella partita, giocata bene, con piglio, grande volontà. Il fatto che siamo rimasti in 10 poteva sembrare che la partita si mettesse male per noi. In realtà la squadra non ha dato dimostrazioni di cedimenti in nessun ruolo e in nessun reparto. 4-2-3-1 a Mauro, rinuncia al tridente puro, Marianeschi, Amadio, coppia di Mediani, Camplone, Massa sulle fasce al rientro, Fortunato sulla tre quarti al ridosso di Tomassini, per contro Cesena primo di Ricciardo, Tortori e Biondini, 3-5-2 davanti Alessandro e Casadei, dopo 3 minuti tutto al volo, controllo e destro di Fortunato, alto sì ma non di molto, al quinto cross di Ciofi, Fargione incerto, sponda di Casadei, Bisoli spreco.
spreca. Tre minuti più tardi, da Casadei ad Alessandro, tiro dal limite, sfera di poco lato. 17esimo, sbaglia Alessandro, Tomassini si allarga, elude Benassi, destro fuori misura. Quindi Mazzei da fuori, conclusione velenosa. Agliardi non si fa sorprendere. Nel momento migliore, Pineto in 10. Sugli sviluppi di un corner, squadra sbilanciata. Campagna innesca nel deserto la velocità di Alessandro, a contrastarlo c'è solo Amadio. Chiara occasione da gol, rosso per l'ex Teramo. Siamo al 28esimo e punizione dal limite. Calcia lo stesso Alessandro, la sfera lambisce il palo. Al 35esimo, sempre il numero 10 ospite che prova la gran giocata da distanza siderale. Sospiro di sollievo. Ripresa, quarto minuto, cross di Della Quercia con i tempi giusti. Bravissimo Tomassini che brucia Ciofi e sblocca il punteggio. Rapace dell'area di rigore, secondo sigillo stagionale per il 7 biancazzurro. Fuori massa, dentro Sieno, esterno alto del 4-4-1. Marianeschi sul versante opposto, in mezzo Fortunato e Camplone. Non è difesa ad oltranza, ma assolutamente ordinata. Angelini passa invece al 4-2-4. In sequenza entrano Capellini, Pastorelli e Andreoli. Molto impegno, ma pochissima lucidità. Un paio di occasioni, ma solo nel finale. Capellini non sfrutta l'uscita assai rivedibile di Fargione, mentre all'ultimo respiro l'esausto Alessandro è in ritardo sull'invito di Capellini, che però si libera fallosamente di Orlando. Organizzazione, cuore e carattere, anche e soprattutto la vittoria di Daniele Amaulo. Comincia un nuovo campionato, lo stiamo dicendo da diverse settimane. Io me lo auguro. Se non fosse stato la De Black con Notaresco, col San Nicolò, del mio amico Salvatore, sicuramente avremmo avuto 5 risultati consecutivi, però non fa niente. C'è bisogno di qualche intervento in sede di mercato, visto che stanno per riaprire le liste, no? Non lo so, staremo attenti a delle opportunità, però non so, non dipende da me. Se non dipende da lei, non so, no, da chi possa dipendere. Non dal sottoscritto. A livello tecnico non ci metto io le mani su questo. Io intervengo dopo. Interviene dopo. Successivamente. Ma Amaulo è talmente contento che oggi non rilascia interviste. Cioè proprio. Daniele Amaulo è così, è un po' caratteriale, però. Lasciamolo vivere bene adesso. Deve provare grande soddisfazione del suo immenso lavoro che fa. È un grande educatore, è un grande allenatore. Io lo stimo moltissimo per quello che ha fatto e quello che sta facendo. Gabriele, cosa significa vedere squadre come il Cesena in Serie D? Per Pineto è una giornata storica. Certo. Fanno un lavoro serio. Il calcio è diventato una istituzione, ogni anno si comportano bene, un anno fa sono andati ai playoff, quest'anno hanno avuto un periodo iniziale difficoltoso, adesso hanno messo insieme 4 vittorie nelle ultime 5 gare, sono in grande ripresa, ma battere il Cesena è una giornata che resterà nella storia del calcio pinetese e abruzzese. Abbiamo detto che è stata una giornata molto importante per la Serie D abruzzese, andiamo a vedere allora insieme i gol che abbiamo preparato per quanto riguarda le altre abruzzesi del campionato di Serie D. Possono partire le immagini, perché abbiamo detto, oltre a Pineto, altre 3 vittorie e 2 pareggi esterne. Le vittorie, quella in trasferta, a cui si riferiscono le immagini dell'Avezzano, nelle immagini appunto il primo gol della formazione biancoverde che arriva direttamente dal dischetto, calcio di rigore ineccepibile e cartellino giallo concesso dal direttore di gara. Dal dischetto il vantaggio dell'Avezzano firmato da Cerone con il classico lob. Questo è il gol dell'Avezzano, vediamo se riusciamo a vedere anche l'altro gol, se no sì, eccolo qui, perfetto, anche il raddoppio della formazione del tecnico Giampaolo che sembra essersi sbloccata. Prima il palo, poi il pallone che non viene ribadito in rete, ma è stato sostanzialmente un monologo della formazione abruzzese che poi ha trovato il gol del 2-0. E che gol, gran destro da fuori, se questo l'avesse fatto Ronaldo, titoli e controtitoli per giorni e per settimane, gol di categoria superiore. Nella prossima clip vi mostriamo tutti gli altri gol delle abruzzesi, questo quello di Di Paolo che ha deciso la trasferta del Giulianova sul campo dell'Avezzano, questi sono i del campo basso, questi sono i 2 gol.
gol del Francavilla, quello prima del momentaneo pari, poi del momentaneo vantaggio e infine il gol della Vastese che ha superato per 1-0 il Monte Giorgio. Vi abbiamo fatto vedere tutti i gol delle abruzzesi. In chiusura parliamo di pallavolo, Gabriele, perché oggi è andata bene in Serie A2 la Seco Service Ortona che ha superato per 3-7-1 Canturi, lanciandosi a quota 9 in classifica. I parziali 19-25, poi tutto in discesa 25-20, 25-20, 25-15, con i 19 punti di Dolfo che è mancato tanto alla formazione di coach Lanci in questa stagione, 18 per l'opposto Marx, 13 anche per Ogurciak. Noi siamo in chiusura, è il tempo di salutare i nostri ospiti, mentre sento in sottofondo le immagini dell'impavido Ortona. Dicevamo 19 punti di Dolfo che era mancato tanto alla formazione di Lanci, poi 18 di Marx e 15 di Ogurciak. Dopo un avvio non facile, Ortona si è sbloccata e a quota 9 in classifica può respirare e essere un po' più tranquilla. Siamo in chiusura, è il tempo di ringraziare e salutare i nostri ospiti. Io a Gabriele De Bari vorrei chiedere un pronostico per Pescara Ascoli. Partita complicata, Ascoli ha vinto anche a Benevento, poi è una squadra strana, ha perso a Livorno, ha vinto a Benevento, ha ripreso in casa, ma comunque Pescara deve fare i 3 punti in questo derby, 3-1 dai, ti dico un punteggio ottimistico. Sì. Ottimistico, esatto. Perfetto. Questo intanto è il prossimo turno, grazie a Dino D'Angelo, dove spicca questo Verona-Palermo fondamentale per Grosso, ma non solo, fondamentale per tanti equilibri del campionato di Serie B. Questo è il quadro del prossimo turno. Vediamo se in chiusura di trasmissione è un po' più buono Filippo Di Giovanni. Il nome che è stato fatto prima è proprio sicuro che è di San Buceto e che non c'è margine di trattativa? Lalli? Io inverto la domanda. No, il giornalista lo faccio io, Filippo. Quale presidente non prenderebbe Fabio Lalli nella sua squadra? Poi bisogna vedere se le parti, tutte e tre, sono d'accordo. Stiamo avvicinandoci al sì, no Gabriele? Stiamo avvicinandosi al sì, Luciano. I tentativi ci sarà poi, come io ti dico una cosa, io ti dico una cosa che e ti lascio così nella curiosità per la prossima trasmissione o per i tuoi prossimi scoop. Vai. Giornalistici, il colpo di mercato del Chieti per quel ruolo è riferito ad un calciatore che a mio giudizio è il più forte della categoria. Poi, se io dovessi titolare domani vorrei Lalli ma non dipende da noi, è sbagliato? È sbagliato perché tutti i presidenti vorrebbero il capocannoniere. Quindi anche Di Giovanni, anche Filippo Di Giovanni lo vorrebbe. Quindi vorrei Lalli è giusto. Tutti i presidenti. Ah, vorrei Lalli è giusto, non lo vuoi dire ma lo stai dicendo. Luciano Rapa, grazie, in bocca al lupo per la nuova avventura con l'Unibasket Amatori Pescara, in bocca al lupo per questo fantastico settore giovanile, fatemi un applauso ragazzi. Grazie, a Luca Vincenzo che estendiamo grazie. A tutta quanta l'Unibasket Amatori Pescara. Capitano, mi raccomando, domani chiamami perché vengo anch'io a assaggiare le paste che i ragazzi in prima fila devono portare. Grazie ad Andrea Berardinelli, grazie a Dino D'Angelo, noi ci vediamo domenica prossima naturalmente. Grazie Gabriele De Bari, grazie Filippo Di Giovanni, grazie Luciano Rapa, grazie Luca Di Cenzo, a domenica prossima, buonanotte.